Telespettatori, buon pomeriggio, benvenuti a questo nuovo appuntamento, il terzo per quanto concerne questa stagione televisiva di Domenica in Campo, squadre regolarmente sul rettangolo di gioco in Serie D. Alle 15:30 inizierà il campionato di eccellenza e di promozione, nonché quello di prima categoria. Vi ricordo campionati professionistici fermi per l'impegno della nazionale questa sera in Polonia, Danzica, gara valida per la Nation League, quindi attenzione in maniera particolare a questi campionati dilettantistici che oggi riserveranno tantissime gare molto interessanti dal punto di vista prettamente sportivo. Vi ricordo che causa emergenza Covid, due partite sono state rinviate a data da destinarsi, sono quella tra Castrovillari e Santa Maria del Cilento e poi quella tra il Paternò ed il Dattilo. Ma oggi è la giornata del derby che si sta giocando qui a Roccella, al comunale di Viale degli Ulivi c'è Pino Gagliano e il nostro Maurizio Nardi, primo collegamento per l'attesissimo confronto tra il Roccella ed il San Luca, derby inedito in questo campionato di Serie D. A te Pino. Non ho il ritorno audio di Pino Gagliano. Pino, mi senti? Sì, ora sì Antonio. Puoi sì. Andare, voi sei in diretta. In studio? Sì, sei in diretta. Ah, già. Perfetto. Allora, boom, dal comune di Roccella Ionica, Ninetto Muscolo, ecco tutto pronto, manca una manciata di secondi al fischio d'avvio da parte del signor Francesco Deusagno della sezione di Faenza, sarà assistito ed ecco il fischio, l'avrete sentito in sottofondo la mia voce, assistenti Antonio Caputo di Benevento e Sergio Balbo di Caserta. Approfitto di queste primissime battute del match per leggere le formazioni mandate in campo dai tecnici Galati per il Roccella, in campo con Scuffia, Platì, Infusino, Iacono, Imbriola, Colucci, Sibide, Liviera, Rocca, Carrozza e Amato. Il San Luca risponde con Caleio, Gaimo, Murdaca, Pezzati, De Miranda, Cotroneo, Carbone, Nagore, Romero, Levec e Vargas. L'allenatore ovviamente è Cozza, in tenuta rossa e nera. Attenzione al San Luca, subito in attacco, occasione subito Ghiotta per la formazione ospite con palla sui piedi di Romero che non si è coordinato bene per la deviazione in porta, poi ha rinviato la difesa. E dicevo, in tenuta rossa la formazione del San Luca, calzoncini bianchi, calzettoni bianchi, gioca da nord verso sud guardando al mare, per chi ci ascolta solamente, perché ci vede pure da sinistra verso destra, in tenuta gialla, fosforescente, la formazione classica tenuta della Roccella in queste partite casalinghe in trasferta in maglia amaranto. È una giornata non primaverile ma estiva, fa molto caldo qui al Ninetto Muscolo e c'è buona presenza, quantunque le ristrettezze, credo che insomma si possono contare 150 presenze sulla tribuna lato marina di Gioiosa Ionica e scorgerete pure un centinaio sulla tribuna lato Caulonia, quindi credo che ci sia qualcuno in più rispetto a quanti ne abbiano titolo, ma sta accadendo così in tutti i campi, in queste incertezze, in queste insomma difficoltà che si hanno nel mantenere i protocolli. Il pallone che finisce fuori, primissime battute, siamo appena 1:50 di gioco, il pallone che finisce fuori, la rimessa per il San Luca, primissime battute qui al Ninetto Muscolo di questo terzo turno di campionato Serie D girone I, e il peccato, quello più insomma grosso, è il fatto di non poter contare le giuste presenze, cioè quanti avrebbero desiderato assistere a questo match, sarebbero state in migliaia, ovviamente anche con la possibilità di fare un ottimo incasso, e sappiamo quanto conta la risorsa economica in questi campionati in cui le società non godono di risorse notevoli, è quello che accade anche qui a Roccella. Se mi consentite ancora qualche secondo, così vediamo un po' cosa accade in occasione di questo angolo per il San Luca, che è partito come vedete in avanti, il pallone calciato con la deviazione da parte del nuovo Sibide, con la palla che giunge fortunosa tra le braccia
di Scuffia. I nuovi sono, questa rocella che cambia tantissimo di giornata in giornata, oggi sono quattro i nuovi, sono Platì, Infusino, Sibide per l'appunto e il giovanissimo Rocca, che è proprio di Rocella Ionica, finalmente dei giocatori di questo luogo. Di casa abbiamo anche Carrozza, figlio d'arte, ex Messina, il lancio sbagliato da parte di Gaimo, 0-0, e siamo già a 3-15 a Rocella. Te Antonio. Grazie. Pino Gagliano, ci collegheremo spesso con lo stadio di Rocella, perché questa è la partita che seguiremo con maggiore attenzione, ma oltre a questa partita oggi c'è spazio, ci sarà spazio anche per le partite dei tornei di eccellenza e di promozioni. In eccellenza non giocherà il Gallico Catona contro la Vigor Lamezia, anche qui causa coronavirus, ma andiamo a Cittanova, al Monreale Proto, e di scena il Cittanova, c'è Edoardo Proto per commentarlo assieme a noi questa domenica. Ti Edoardo. Sì, buon pomeriggio da Cittanova. Siamo all'ottavo minuto di gioco nel primo tempo, è stato sempre invariato 0-0 tra Cittanovese e Marina di Ragusa. Vi do lettura delle formazioni che sono scese in campo: Marina di Ragusa, Pellegrino, Fizia, Bietangeli, Cervillena, Bossa, Puglisi, Giuliano, Mauro, Schisciano, Retucci, Maldè e Di Bari. Per la Cittanovese invece sono scesi in campo Latella, Petrucci, Corso, Scuderi, Miceli, Cosenza, Lomicro, Lo Sasso, Siretti, Giorgio e Dorato. L'arbitro dell'incontro è il signor Casalini della sezione di Pontedera, coadiuvato dai signori Passero di Salerno e Mastro Simone di Rimini. Cittanovese è pericolosa al settimo minuto di gioco con un calcio di punizione battuto dal numero 4 Lomicro, ma è stato previsto il portiere di Marina di Ragusa a parare. Il numero 4 Lomicro ha ammonito un minuto dopo dall'arbitro per aver commesso un'infrazione sull'avversario. Ora palla tra i piedi di Cosenza nel cerchio di centrocampo, per minacciare un giocatore di Marina di Ragusa, che però recupera palla e attacca in questo momento Marina di Ragusa. Prima di mettere l'area va giù, l'arbitro lascia proseguire, quindi rilancia la difesa della Cittanovese. Palla però conquistata nel cerchio di centrocampo del giocatore di Marina di Ragusa, che la gira all'aperto, la conquista Dorato, e Silenzi, cioè, che parte alla volta dell'area di rigore avversaria, entra in aria in questo momento, ma si deve allargare, mette il pallone in mezzo, ma svetta ancora la difesa, ma ancora la Cittanovese con un tiro, ma para, quindi forse era il Marina di Ragusa, facile facile. Quindi quando siamo al decimo minuto qui a Cittanova, Cittanovese 0, Marina di Ragusa 0. Grazie, grazie Edoardo Proto. Solamente questi due campi, vi dicevo che avevamo anche l'opportunità di collegarci con lo stadio di Castrovillari, dove Fabrizio Frasca avrebbe commentato questa partita tra il Castrovillari appunto e la formazione del Cilento, partita che è stata rinviata causa coronavirus, visto che il Castrovillari domenica scorsa è stato di scena a Paternò, stessa squadra, quella siciliana, costretta a rimanere ferma ai box anche in questa giornata di campionato. Ma la giornata che vede per protagoniste numerose altre squadre si completa con queste partite. Vediamo se la regia è in grado di mettere in sovraimpressione il quadro completo di questa terza giornata del campionato di Serie D. Biancavilla-Licata, poi, come vi dicevo, Castrovillari, Santa Maria del Cilento e Paternò-Dattilo sono state rinviate. Poi abbiamo Cittanovese, Marina di Ragusa, Cireale, Città di Sant'Agata, FC Messina, Troina, Gelbison, Rende, Rocella, San Luca e Rotonda, ACR Messina. Nel campionato di eccellenza oggi abbiamo in programma queste partite che inizieranno alle 15.30, Belvedere, Isola Caporizzuto, Bovalinese, Soriano, Corigliano, Paolana, Cotronei, Scalea, Morrone, Reggio Mediterranea, Palmese, Stilese, San Biase, Boca, Nuova Medito, Sersale, Locri, è stata rinviata, come vi dicevo, Gallico, Catona, Vigor Lamezia. Nel campionato di promozione ieri si sono giocate tantissime partite. Oggi in campo solamente la Rombiolese contro l'Archi, per il resto sono tutti risultati finali. Borgo Grecanico Bagnarese è finita 1-1, Brancaleone Melicucco 1-0, Gioiese Palgheria 2-0, Ludos Ravagnese Africo 3-0, Monasterace Filogaso 1-3, Sporting Catanzaro Lido San Giorgio 2-1, Vallata del Torbido Gioiosa Ionica 0-0, come vi dicevo alle 15.30 Rombiolese Comprensorio Archi. Sono le 15 e 11 minuti primi.
primi, non ci sono state segnature nel campionato di Serie D. Io, se la regia è pronta, vi farei vedere il servizio che ha realizzato ieri Nicodemo Barilaro, lo manderemo in onda spezzettato questo servizio, visto che ha alla fine intervistato anche gli allenatori e i dirigenti delle due formazioni. L'attesissimo confronto tra la Vallata del Torbido, con sede a Mammola, lo ricordiamo, il Gioiosa Ionica che ambisce alla vittoria di questo campionato, è finita 0-0 la partita. Vediamo subito il commento di Nicodemo Barillaro. È finita 0-0 proprio in questo momento il derby qui a Mammola tra la Vallata del Torbido e il Gioiosa Ionica. Non è stato un bel derby, poco spettacolo, anche se nella ripresa il Gioiosa poteva vincere la gara. Ha sciupato veramente tante buone occasioni sotto rete, anche la Vallata del Torbido ha avuto una chance proprio all'89esimo con un tiro che ha toccato il palo. Nel primo tempo le due squadre si sono dimostrate ancora non al meglio della condizione, si sono fronteggiati soprattutto a centrocampo, invece nella ripresa è venuto fuori il Gioiosa, ma la Vallata del Torbido ha saputo controllare. Squalificato l'allenatore Peppalia, abbiamo Enrico Ettena, l'allenatore in seconda della Vallata. Non è stata una bella gara, Enrico, il Gioiosa ha avuto qualche buona chance, ma anche voi nel finale avete sfiorato la rete. 0-0 giusto? Ma io credo che in un derby può succedere di tutto, a volte non si vede un buon spettacolo, però la posta era in palio molto alta. Io credo che il Gioiosa è una grande squadra, confronto a noi, noi siamo una squadra che ci dobbiamo salvare, io gli faccio i meriti al Gioiosa perché ha degli elementi di categorie superiori, gli posso fare un bocca al lupo e credo che possa andare lontano. Enrico, cosa non ti è piaciuto della tua squadra? Un po' in sofferenza in qualche frangente, proprio nel momento in cui il Gioiosa comunque ha attaccato e ha sfiorato gol. Si è visto specialmente gli ultimi 20 minuti del secondo tempo, noi sbagliavamo dei rinvii facilissimi, no, non andavamo mai a prendere la seconda palla e per 10 minuti non riusciamo più a giocare la palla. È venuto fuori il Gioiosa. Però i pericoli ce li creiamo da soli. Secondo me il Gioiosa ha avuto delle buone occasioni per poter segnare. Cosa c'è da migliorare, mister? Noi sappiamo che siamo una squadra giovane con elementi messi quest'anno. Sono su 11, ce n'è 10 undicesimi che non hanno giocato mai con ragazzini, che non hanno poca esperienza. Però tutto sommato non è che il Gioiosa è una corazzata confronto a noi. Primo servizio, abbiamo ascoltato Enrico Ettena, che è stato un indimenticabile portiere da calciatore, poi è passato, lo ricordiamo, ad allenare i portieri della Regina, del Crotone, ora si trova a Mammola, uno dei personaggi comunque sportivi più importanti del nostro territorio. Andiamo ora a Roccella, vediamo se riusciamo a collegarci con Pino Gagliano. Non ci sono novità nel campionato di Serie D al momento, anche se stiamo seguendo chiaramente l'evolversi di questo campionato e questa partita in maniera particolare, che potrebbe significare molto per ambedue le formazioni. Il Roccella alla ricerca della prima vittoria stagionale dopo le due sconfitte consecutive, e poi il San Luca, che ha ottenuto domenica scorsa una bella vittoria in casa contro la Gelbison, perdeva 2-0 alla fine del primo tempo, poi nella ripresa la formazione di Cozza si è svegliata dal torpore che l'aveva avvolta nei primi 45 minuti di gioco, è venuta fuori ed è riuscita a vincere con un perentorio 3-2, regalando quindi la prima vittoria, la prima storica vittoria nel campionato interregionale. Andiamo da Pino Gagliano per l'aggiornamento su Roccella San Luca. Pino. 11.35 a Roccella, è una partita bella, godibile, veloce. Il San Luca ha bussato un paio di volte proprio in apertura, ma abbiamo seguito il tutto in cronaca diretta. Ora è molto più Roccella in questo frangente. In fusino per carrozza, Nagore è costretto a uscire dalla propria retroguardia con impeto e mandare il pallone in fallo laterale, prontamente rimesso da Infusino, poi ancora carrozza e poi ancora un intervento di Murdaca con palla che finisce in angolo, il secondo tiro dalla bandiera
Pellegrino in favore del Roccella. A modo la formazione di Galati di salire con i propri effettivi, un po' quasi tutti, rimangono dietro i soli Iacono, poi c'è ancora Platì sul settore di destra e un fusino da quest'altra parte, settore sinistro proprio sotto la nostra postazione. Va Carrozza con somma calma a riprendere il gioco, a battere dall'angolo, nel mentre si crea un po' di assembramenti in area di rigore, proprio anche all'interno dell'area di porta, appena fuori c'è Coluccio minaccioso e fuori c'è Amato. Il pallone corto, il tocco da parte di Carbone, la rimessa ancora dall'angolo in favore del Roccella per questa terza battuta dalla bandierina, nel mentre Cozza si sbraccia per indicare qualcosa ai suoi per creare migliori aggiustamenti sulla difensiva. Ancora Carrozza dall'angolo, sempre affollamenti dentro l'area di porta, gran movimento, adesso vi entra anche Coluccio, attenzione, mischia, e poi il pallone che finisce ancora sul fondo, probabilmente l'ultimo tocco in mischia era difficilmente visibile la cosa. Cotroneo ha mandato il pallone ancora in angolo ed è sempre Carrozza per il quarto tiro dalla bandierina, e ancora il film di prima con Ressa in area di porta, Coluccio a ballare appena fuori, parte ancora, è un tiro corto questa volta, rinviato la difesa mai in avanti, impusino di testa, ancora Carrozza si porta Nagore sul numero 10 del Roccella che tenta il varco, tenta di il cross, non vi riesce, si porta il pallone al di là della linea bianca che delimita il rettangolo di gioco, ha già rimesso in gioco il portiere Caleiò, il pallone per Carbone, c'è avanti il numero 5 Nagore, ma il servizio è sull'out destro per il numero 3 Gaimo, che lascia poi terminare il pallone fuori, quindi soltanto quel paio di occasioni all'inizio capitate ecco sui piedi di Vargas e di Romero, poi nulla più, ma comunque squadre che ripeto si fronteggiano anche a ritmi elevati. Attenzione adesso, disimpegno errato del capitano, poi il giocatore di colore si bide, ancora lui, il numero 7 si infrange sul corpo di Cotroneo il pallone, il calcio di punizione comandato dal direttore della gara De Usagno, ma bisogna attendere, fare in modo che si riabiliti il giocatore del Saluca. Siamo giunti a 14:50 Roccella Ionica con il risultato sempre fermo sullo 0-0. Pino, posso farti una domanda? Saluca, te Antonio. Pino, posso farti una domanda? Pino? No, allora non mi sente Pino, poi magari gliela comunicheremo in tempo reale nel prossimo collegamento. Ritorniamo a Cittanova, regia, se siamo in tempo, e poi andremo in pausa pubblicitaria, visto che sono le 15:19, ci accingiamo anche a seguire i campionati di eccellenza e di promozione. Prima però c'è il collegamento con Edoardo Proto per verificare se ci sono state delle novità nel periodo in cui non siamo stati collegati. Intanto registriamo il gol del Messina sul campo del Rotonda, Messina 1, Rotonda 0 fuori casa. Edoardo Proto, Cittanovese, Marina di Ragusa. Edoardo. Sì, siamo al 21 minuto, sempre 0-0 qui a Cittanova, mentre attacca la Cittanovese, ma c'è stato segnalato fuori gioco, quindi si riprende con la punizione in favore delle Marine di Ragusa. Marina di Ragusa che è stato pericoloso per bene due volte, prima con il numero 8 Scicchiano che ha battuto un calcio d'angolo, è arrivato il tiro del numero 6 Giuliano e il pallone è andato fuori di poco. Poi ancora Marina di Ragusa al 15° con il tiro del numero 10 Baldè, anche questa volta tiro fuori di poco. Cittanovese pericolosissima due minuti dopo con il tiro di Dorato. Anche questa volta il pallone ha lambito il palo alla sinistra del portiere del Marina di Ragusa che è terminato fuori. Risposta nuovamente ancora del Marina di Ragusa due minuti dopo al 19° con Retucci che ha calciato a botta sicura, ma il pallone è stato deviato prima da un difensore della Cittanovese, esattamente da Scuderi, e poi è stato parato senza problemi dal portiere della Penna. Ora palla in favore dei giocatori della Cittanovese con Petrucci che lancia lungo, cerca di Dorato, cerca di fare un 1-2 con Miceli in area di rigore, ma il pallone, anzi fuori gioco segnalato a Miceli addirittura da parte dell'assistente dell'arbitro, quindi punizione per i Marini della Ragusa.
che si incarica di battere il difensore del Marina di Ragusa. Il pallone è sulla linea dell'area di rigore del Marina di Ragusa, appoggia indietro all'altro compagno di difesa che lancia a lungo, pallone per il numero 11 del Marina di Ragusa, che sbaglia lo stop. Dopo questo giocatore della Gettanove che parte subisce fallo, esattamente ha subito fallo Scuderi, quindi calcio di punizione, cioè ha subito fallo, chiedo scusa, lo Sasso, e quindi calcio di punizione in favore della Cittanovese. Battuto in questo momento, palla gira dall'altra parte per Scuderi in mezzo per Silenzi, che tenta di intervenire ma viene anticipato, farà Giorgio sulla palla ma perde palla e parte, tenta di partire in attacco ma viene Ragusa, ma no, ma recupera palla la Cittanovese con l'Onigro, lancio lungo di Onigro, c'è Caldorato ma svetta un difensore della difesa almeno di Ragusa. Ora palla per Cosenza che imbecca Miceli, la di rigore, il tiro di Miceli e il pallone sfiora il palo alla sinistra, alla destra del portiere delle Marina di Ragusa e termina fuori, quindi nulla di fatto. Quando siamo al 23° minuto di gioco qui a Cittanova, Cittanovese 0, Marina di Ragusa 0. Edoardo, le ambizioni della Cittanovese, perché con gli acquisti di Viola e Cosenza ovviamente il tasso tecnico si è elevato, quindi sì, pensiamo elevato il che tasso tecnico, punti a disputare i playoff quest'anno. Si spera di chiudere in una medio alta classifica, diciamo, una salvezza più che sicura. Assolutamente, sì, senza rischiare nulla. Sì. Ci sentiremo più tardi, grazie. Sì, a dopo, 0-0 qui a Cittanova, 23° minuto. Grazie, quindi un quarto di partite è andata via a Cittanova, così come a Roccella. Le gare sono ferme ancora sullo 0-0, tra pochissimo in campo anche in Eccellenza e Promozione. Noi ci fermiamo per qualche attimo, diamo spazio ai nostri sponsor, che ringraziamo chiaramente per la loro presenza all'interno del nostro contenitore calcistico domenicale. Vi ricordo che ci state seguendo sul canale 85 del digitale terrestre di Telemia per tutta la regione Calabria, sul nostro sito internet in streaming telemia.it, sulle pagine social Telemia, Telemia la TV ed Eco della Locride e sulle frequenze di Radio Siderno La Cometa. Linea che passa alla regia. Dal 1985 Edil Merici ti accoglie nel mondo della casa, dalla progettazione alla realizzazione. Un viaggio che segue l'opera in tutte le sue fasi, dalla struttura grezza alle rifiniture, fino al design d'arredo. La trentennale esperienza del personale guida il cliente nelle scelte a lui più vantaggiose. Crediamo che la personalizzazione sia la chiave di successo. Ogni progetto è il risultato di scelte su misura, sempre in linea con il budget del committente. La nostra sala mostra non è solo esposizione, ma un laboratorio di idee, progetti e soluzioni, affiancato da un'accurata consulenza professionale in grado di farti vivere in anteprima 3D la bellezza dei tuoi spazi. Siamo più di 25 persone e condividiamo ogni giorno lo stesso obiettivo. Siamo imprenditori, tecnici, consulenti, designer, ma prima di tutto siamo persone che parlano ad altre persone cuore a cuore. Uniamo funzionalità, design e benessere per creare un nuovo concetto di casa, la tua casa. www.edilmerici.it, Contrada Merici, Locri, Reggio Calabria. Info 0964 23 51 72. Stay with me.
Stocco e stocco, il piacere dello stocco, ma quello buono. Abamed, medicina estetica, bioingegneria dello sport, a Bovalino. Cosa facciamo? Ci prendiamo cura della tua bellezza. Medicina estetica, filler, botulino, trattamenti laser, trattamenti anticellulite, trattamento per la calvizia, fisioterapia, posturologia, medicina dello sport, osteopatia, nutrizione, endocrinologia, urologia. Abamed, medicina estetica, bioingegneria dello sport, a Bovalino. Questa è la prima parte dei nostri sponsor, tra pochi minuti andrà in onda anche la seconda parte, il secondo blocco, tutte aziende leader nel settore di loro pertinenza che non finiremo mai di ringraziare per aver aderito anche quest'anno al nostro invito quale partner di Domenica in Campo. Di nuovo a Roccella da Pino Gagliano per l'aggiornamento su Roccella San Luca, campo principale, a te Pino. Pino, sei in diretta. Pino? Mi senti Pino? Beh, gentilmente regia, quando chiamiamo Gagliano diciamogli che è in diretta, quindi senza perdere ulteriore tempo facciamolo questo passo, così magari il collega riesce anche a captare, diciamo, la segnalazione da parte nostra, quindi proviamo nuovamente a collegarci con il comunale di Viale degli Ulivi qui a Roccella, al Ninetto Muscolo, lo stadio dove è di scena la formazione di casa di mister Galati contro il San Luca. Vediamo se c'è disponibile Pino Gagliano a collegarsi con noi per l'aggiornamento su SD Roccella US San Luca. Vediamo, Pino, ci sei? Pino, mi senti? Non ho il ritorno audio in studio. Riusciamo a collegarci? Mi senti? Ecco, ora ti sento, Pino, puoi andare. Perfetto, c'è un calcio di punizione per il numero 10 del San Luca, il capitano Carbone. Rinvio della difesa. Dicevo, probabilmente non mi avete sentito prima, l'occasione più ghiotta per marcare una rete l'ha avuta il San Luca al 23° con Vargas, tutto solo dinanzi. Attenzione però adesso al Roccella, c'è uno strattone, e il pallo che viene dato al San Luca, che va assolutamente, Cotoneo che ha strattonato Rocca, e invece probabilmente ha visto un precedente fallo il direttore della gara De Usagno, però qui nessuno ci ha capito nulla perché probabilmente il fallo era a favore della Roccella, invece l'ha dato a favore della difesa. Beh, una occasione questa che va sicuramente rivista al 27° del primo tempo. Nel mentre raccontavo dell'occasione pigliotta per marcare una segnatura in favore della San Luca con Vargas tutto solo dinanzi a Scuppia, bravo il portiere della Roccella a ribattere con il corpo con l'avanti sanluchese a non più di 7-8 metri dalla linea di porta. Adesso il calcio di punizione c'è per il Roccella, attenzione ad Ausonio che va a rimproverare il difensore del Roccella, non sappiamo per quale ragione, comunque ancora il conciliabolo tra i due, tra il numero 5
del Roccella Imbriola, Vincenzo Imbriola, e il direttore della gara, che ricordo è il signor Deusagno di Faenza, contestato poc'anzi per un fallo forse invertito. Attenzione a Platì! Insomma, stecca il pallone, era in una buona posizione, poteva battere a rete, stecca il pallone che poi finisce sul corpo del difensore per il quinto angolo in favore della Roccella. Prima di subire la linea, direi, Antonio, di vedere un po' l'evolversi di questa occasione offensiva per la formazione di Cancia. Sì, Pino, io ti volevo chiedere, Pino, se sì? ci sono in campo i nuovi arrivi nel Roccella e soprattutto se ci dai chiarezza su quanto è accaduto in settimana, visto che abbiamo appreso che ci sono state le dimissioni anche del presidente della Roccella, ormai ex presidente Bruno Romeo. E così ci confermi? Sì, sì, c'è il presidente, anche quello che torna, Maurizio Amesiti, che ha ripreso le redini della formazione proprio in settimana per ragioni di salute, ha lasciato l'ingegner Bruno Romeo. E poi i nomi, li dicevo anche proprio nel primo collegamento, sono Platì, almeno per quanto riguarda questo match, sono Platì, Infusino, che sta facendo una buonissima partita, ma un po' tutti quanti i nuovi. Poc'anzi avete visto Platì, ha avuto questa buona occasione, strattonato dal difensore, probabilmente aveva subito fallo da ultimo uomo, invece ha cambiato le cose il direttore della gara dando un calcio di punizione per la difesa. E poi abbiamo Sitipe, che si dice un gran bene, ma ha dimostrato anche tante cose anche in questo tratto iniziale di match, tratto iniziale non tanto perché insomma siamo già alla mezz'ora. E poi c'è anche Rocca, che è il giovane del posto. Io ho proprio i genitori, mamma e papà, che sono proprio sulla nostra postazione, che sono insomma sembrano visibilmente contenti della prestazione del proprio caro, così come anche credo il pubblico di Roccella, che sta applaudendo ai propri beniamini. E da dire anche, aggiungerei, che magari una siffatta formazione 15 giorni fa avrebbe fatto un sol boccone del Paternò, del malleabile Paternò che abbiamo visto qui al Ninetto Muscolo. Per invece oggi siamo sullo 0-0 ancora, una bella partita, di grossissime occasioni Roccella non ne ha avute, qualche mischia intorno al 15esimo, al 20esimo, dopo conseguenzialmente a dei corner, ma il San Luca ad avere l'occasione più ghiotta per siglare una marcatura con Vargas, come dicevo, tutto solo dinanzi a Suffia, ha pallito l'avanti sanluchese. Ancora sulla tre quarti della San Luca, ancora un fallo subito da l'uomo insomma più pericoloso a quanto pare per la formazione ospite. Si vive il nuovo giocatore di colore che guadagna un calcio di punizione. Se vuoi continuo, vedo un po' come va a finire. Sì, completiamo questa azione e poi mi ridai la linea, Pino. Esatto, per il Roccella sul pallone è Amato, si distende in avanti il Roccella con buona parte dei propri effettivi, rimangono dietro il numero 4 Iacono e Infusino, al limite dell'area di rigore tutti quanti gli altri. Tutto il San Luca a difendersi ed è pronto Amato a battere il calcio di punizione. E tutto pronto per il fischio di Deusani, osserva come si muovono i compagni in avanti il giocatore Roccella, calcia in questo momento il pallone alto e lungo, solo Coluccio potrebbe prenderlo e manco lui ci riesce, veramente troppo lungo. Suma questa occasione per il Roccella, minuti di gioco 31, prima parte 0-0 a Antonio. Grazie Pino Gagliano, quindi 0-0, non so se la regia è pronta per Cittanova, sì, Edoardo Proto, Cittanovese, Marina di Ragusa, poi andremo in Eccellenza. Edoardo. Sì, siamo al 36esimo minuto di gioco, sempre 0-0 qui a Cittanova. In questo momento il gioco è fermo perché c'è a terra il numero 6 Giuliano nelle Marina di Ragusa, che ha subito un colpo in faccia. Ecco che sta entrando il massaggiatore della Marina di Ragusa per sincerarsi delle condizioni del proprio giocatore. Diciamo che Marina di Ragusa è stato pericoloso al 39esimo minuto con un calcio di punizione battuto dal numero 8 Scigliano, è stato bravissimo la Tella a saltare il pericolo. Risposta della Cittanovese due minuti dopo al 33esimo, calcio d'angolo battuto dal Benigno, con l'attaccante della Cittanovese Dorato, anticipato per poco dalla difesa del Marina di Ragusa che ha saltato. E poco fa altro calcio di punizione in favore del Marina di Ragusa, molto pericoloso, questa volta è stato battuto dal numero 6 Giuliano, e anche questa volta il portiere della Tella è stato bravissimo a saltare e a liberare dalla propria porta. Ora palla per i piedi dei calciatori di Marina di Ragusa, che però la perdono e ora gioca la difesa della Cittanovese, palla va a Micheli che la gira al centrocampo,
e ora parte il contropiede della Cittanovese, vediamo il pallone, no, respinto dalla difesa, si gioca nella tre quarti, attacco di Cittanovese, arriva Miceli, poi arriva Giorgio che ha la controlancia palla, viene steso, Giorgio Serra, l'arbitro fischia, calcio di punizione, brutto intervento che è subito da Giorgio che rimane a terra, ecco che l'arbitro adesso va a richiamare qualcuno della panchina della Marina di Ragusa, ecco, anzi va ad ammonire un giocatore della Marina Ragusa, ossia il numero 11 di Bari, che è stato lui l'autore del fallo, quindi segnaliamo che in questo momento al 37esimo è stato ammonito, scusate, il numero 7 Mauro del Marina di Ragusa, che è stato lui a commettere fallo su Giorgio. E ora c'è questo calcio di punizione battuto da Cosenza che però fa girare il pallone dietro, e ora palla a Scuderi che la manda in avanti, ma ancora aspetta la difesa meno di Ragusa e riparte in contropiede, che in questo momento meno di Ragusa, palla in mezzo, arriva il numero 10 del Marina Ragusa che la gira, 1-2, il numero 10, il tiro, e il pallone deviato, l'azione ripartirà con un calcio d'angolo per il Marina di Ragusa. Seguiamo questo calcio d'angolo e poi vi spieghiamo la linea. Ecco, il pallone va dalla bandierina, il numero 8 del Marina di Ragusa, a battere, ossia lo stesso Cinziano. Ecco, si sta battendo alla bandierina di destra da parte del portiere della Tella. Ecco, alza la mano, anzi è il capitano del Marina di Ragusa che ha battuto, ma svetta la difesa della Cittanovese, e quindi nulla di fatto, pallone che termina, ma attenzione, c'è questo contropiede del Cittanovese velocissimo con Silenzi che va giù, c'è calcio di punizione fuori della Cittanovese, la palla è alla tre quarti d'attacco della Cittanovese. C'è stata un'altra ammonizione a favore di un sì. calciatore del Marina di Ragusa. Va bene, quando Edoardo, siamo riprenderemo la linea tra poco. Minuto di gioco qui a Cittanova 0-0 tra Cittanova e Marina di Ragusa. Grazie, gentilissimo. Allora ci segnala Anna Maria Implatini il vantaggio dello Scalea con Angotti. Andiamo proprio a Cotronei da Anna Maria Implatini per Cotronei Scalea. Buona domenica, Anna Maria. Buona domenica Antonio a tutti i telespettatori, radioascoltatori, visto tutte le nostre diramazioni, e di conseguenza siamo qui a quello che si definisce il Salvatore Daffa di Cotronei per una gara che si è sbloccata subito dopo due minuti con il gol di Attilio Angotti per lo Scalea. Quindi un'azione che è andata a trovare l'attaccante direttamente al centro dell'area, da lì la conclusione quasi a pallonetto per una mezza uscita di Otranto, mentre adesso il signor Idone di Reggio Calabria, che è quello che comanda la terna Idone di Reggio Calabria, Cardia di Locri, Ritorto di Lamezia, ha appena evitato la concessione di un penalty dagli 11 metri reclamato dal Cotronei per un atterramento in aria, quindi si gioca, e si gioca come? Con Otranto Riga, Santoro Arabia per il Cotronei, poi Basile, Bruno, Franco, Aggiorno, Covelli, Fabiano e Tricoli, ma la linea difensiva con cui si presenta il portiere Otranto è proprio Riga, Basile, Bruno, Santoro, quindi ad andare subito a cercare di contenere questo Scalea, che invece per quanto riguarda il fronte offensivo si presenta già con Angotti e con il suo gol, esterni di destra e di sinistra rispettivamente Ponte e Bruzzese, poi c'è una linea di centrocampo fatta da Castellano, Capomaggio e Richella, e dunque mister Gregoraggi ci rimette mano anche in questa circostanza per l'assenza di Bertini per infortunio causato in Coppa nei primi 17 minuti di gioco, e deve piazzare naturalmente tra i pali Ciccio Ramunno come grande certezza, e poi va a rivedere tutta la linea difensiva e sistema Giovanni Caruso a destra con i centrali Maceri e Fizzoleo, e a sinistra invece Curcio, che ha già fatto il suo ritorno al ruolo originario proprio nella gara di Coppa dovendo ottemperare alla indisponibilità di Bertini. Di conseguenza abbiamo le panchine, con la panchina del Cotronei, Sorrentino, Filosa, Costantino, Ierardi, De Luca, Lonetti, Mirabelli, Cataldi e Caterina. Dall'altra parte invece mister Gregoraci c'è a disposizione Marchese, Benanti, Chemi, La Vecchia, Calomino, Barbo, Covelli, Fabbricatore e Martino. Di minuti ne sono passati in questo momento 7, e quindi si procede con Cotronei Scalea con il risultato di 0-1. Grazie Anna Maria, quindi vantaggio dello Scalea sul campo del Cotronei. Ora vediamo se riusciamo ad avere qualche immagine anche da Bovalino, dove c'è il nostro Stefano Marra, Bovalino Soriano, partita molto importante. Ecco qui, vediamo se abbiamo il collegamento con Domenico Bruzzè. Domenico, mi aggiorni? Sì Antonio, buona domenica. Si gioca da circa 7 minuti, risultato sulla 0-0, la Bovalinese che cerca di fare la partita, e praticamente adesso c'è una rimessa dal fondo del portiere ospite,
di gioco esterno. Hai le formazioni, Domenico? La Bovalinese c'è il prossimo collegamento del gioco. Grazie, gentilissimo. Grazie. Quindi per il momento sempre 0-0, come possiamo 0-0. Vedere anche da queste immagini. Grazie. Adesso lo avanti. Va bene. Per Libri. Figliomeni, la palla in fallo laterale. Ok, ci sentiremo al prossimo collegamento. Grazie Domenico. Quindi sì, 0-0 a Bovalino tra la Bovalinese ed il Soriano. Bovalinese che ha perso con molte recriminazioni, a dire la verità, domenica scorsa sul campo proprio dello Scalea, con un episodio contestato dopo che lo Scalea si era portato in vantaggio con il gol di Angotti, che qualche minuto prima aveva fallito anche un calcio di rigore. Ora andiamo dall'amico Antonio Ruoppolo, che sta seguendo Palmese Stilese. Buona domenica Antonio, un piacere rivederti e risentirti. Buona domenica a te, ben trovato. Sono felicissimo di ritornare a parlare di sport, di calcio e dei nostri neroverdi che sono scesi in campo ben sempre motivati, con una bellissima formazione. L'abbiamo definita la formazione arcobaleno, perché ci sono tantissimi stranieri del Camerun, della Costa d'Avorio, francesi, c'è un americano, c'è anche un brasiliano, e poi tanti ragazzi italiani, di Palmi, qualcuno di Palmi come il difensore Pititto. Comunque è iniziata da quasi 10 minuti, il 0-0 ovviamente, sono due squadre titolate, insomma, molto titolate per quanto riguarda il girone, il girone di eccellenza di questo campionato regionale 2020-2021. Le formazioni: la Stilese con Audino, De Luca, Gergo, Iorfida, Marulla, Sor Giovanni, Papaleo, Nesci, Martinez, Aiello, Sor Giovanni, allenatore Panarello. Per la Palmese: Caputo, Zito, Mendes, Camara, Pititto, Ndione, Barrese, Fallu Kepe, che è il capitano numero 8, Okoye, Dieme e Gueye, allenatore Antonio Germano. L'arbitro è il signor Cacurri di Reggio Calabria, gli assistenti Sacco di Catanzaro e Varamo di Taurianova. Sì, e quindi primo collegamento 0-0. Intanto Antonio, mi pare che la Palmese sia stata penalizzata di un punto in settimana. Sì, ho sentito, credo che si risolverà perché faranno ricorso, era una cosa inesistente, era già stata inviata questa PEC dell'avvenuto pagamento, credo, di qualcosa, non so come. No, liberatoria, quindi credo che si risolverà e si ritornerà ad avere punteggio pieno, e da quanto ho capito oggi, insomma, dietro le quinte. Bene, allora vedremo come andrà a finire. Si risolverà con tutti, insomma, con tutto il carteggio e la documentazione in possesso della Palmese. Grazie Antonio Ruoppolo, lasciamo Palmi, andiamo direttamente a Sersale, dove discende il Locri, partita importante per gli Amaranto di mister Caridi. C'è con noi il presidente Giuseppe Mollica, che ringraziamo ovviamente sempre per la sua disponibilità. Presidente, 0-0, il risultato ce lo conferma? Sì, buon pomeriggio a tutti voi. Sì, 0-0, la partita è iniziata da circa 10 minuti. Le squadre che stanno studiando e si comunque conferma il 0-0 allo stato attuale. Sì, si gioca in una giornata di sole come un po' in tutta la Calabria, oppure c'è qualche... Sì, no, assolutamente il tempo è bello, c'è un pallido sole assolutamente, quindi va tutto bene, al momento va tutto bene. Locri che si presenta con qualche defezione oppure a pieno regime? No, diciamo? No, assolutamente formazione tipo quella delle scorse settimane. Ok, quindi ci sentiremo più tardi, siamo all'undicesimo. Perfetto. Quindi 0-0 a Sersale, tra Sersale e Locri, partita come vi dicevo molto importante per gli Amaranto, che cercano di dare continuità dopo le due belle vittorie ottenute a Cotronei 15 giorni or sono, e poi domenica scorsa la bella vittoria in casa contro il Belvedere, oggi trasferta insidiosa contro il Sersale, che, lo ricordiamo, alla prima giornata di campionato ha inflitto un poker alla super favorita Vigor Lamezia. Ora andiamo in pausa pubblicitaria, c'è il secondo blocco, ma c'è prima Pino Gagliano da Roccella, poi andremo con l'altro blocco pubblicitario, aggiornamento su Roccella San Luca. Pino Gagliano. 41:30 ci sarà un calcio di rigore per il Roccella, che effettivamente sta attraversando un buonissimo momento, perché Nagore al 37esimo aveva ribattuto sulla linea di porta su un colpo sicuro di Rocca da un paio di metri, e poi è stato Amato a calciare ma debolmente al limite dell'area di rigore, a farsi parare il tiro dal portiere Calliò, che a terra in questo momento si rialza. Qui c'è la contestazione, era giallo rosso per Calliò, perché era ultimo uomo, ha praticamente placato Carrozza e si è rembolato dopo il preciso lancio di Sidibe.
e adesso il calcio di rigore potrebbe anche effettuarsi, in quanto si rialza l'estremo difensore, è stato curato, ha riportato la peggio in questo scontro con Carrozza e finito a terra. E proprio il numero 10 a incaricarsi della battuta dal dischetto. Attenzione, perché è un momento topico qui al Ninetto Muscolo, quindi al culmine di un momento favorevolissimo per la formazione di casa, questo calcio di rigore, atterramento di Carrozza che parte in questo momento al gol! Il Rocciano passa in vantaggio, 42-40, Carrozza porta su 1-0 i locali sul calcio di rigore. Rocella che merita tutto questo vantaggio perché ha avuto due occasionissime nei minuti precedenti a questo tratto, che poi insomma ha avuto questo momento culminante con il penalty, il lancio, ricordo, di Kutube preciso su Carrozza, erano in due, Carrozza è stato il più lesto, tutto solo si è involato, ha fatto una ventina di metri, tutto solo poi dinanzi a Caleo si è fatto mettere a terra. Pertanto ora siamo a 43-20 con la squadra di casa in vantaggio per una rete a zero. Carrozza, a te Antonio. Grazie, grazie Pino Gagliano, abbiamo dato quindi in diretta il vantaggio del Rocella contro il San Luca. Ora andiamo a Cittanova perché c'è il vantaggio dei padroni di casa, Edoardo Proto. Sì, Cittanovese è in vantaggio 1-0, ricordo che l'ha segnato proprio in chiusura del primo tempo, numero 11, Cristian Silenzi. C'è stata un'azione del giocatore cittanovese che ha crossato dalla destra d'attacco, ossia l'azione è stata di Miceli, che ha crossato dalla destra d'attacco del cittanovese, dicevo. Poi c'è stata una torre di Dorato, numero 9 Dorato, per la corrente Silenzi che è arrivato da dietro, destro al volo, e ha battuto imparabilmente alla sinistra il portiere del Marino di Ragusa per il gol del vantaggio della Cittanovese dell'1-0. Cittanovese che è andata vicina al gol prima, 4 minuti prima, con un calcio d'angolo battuto da Ronitro, ma è stato di poco anticipato solamente dalla difesa avversaria l'attaccante della Cittanovese Dorato. E ora si è concluso il primo tempo qui a Cittanova. Quindi dopo 2 minuti di recupero, appunto, Cittanovese 1, Marina di Ragusa 0. Grazie Edoardo, subito a Palmi perché c'è stato il vantaggio della Palmese, ce lo confermi Antonio Ruoppolo. Sì, al 15° del primo tempo un bel gol del mediano centrocampista Camarà, tiro al volo, dopo un bel inizio del Silese, con la Palmese ha preso subito le misure, con il contrattacco dei vari attaccanti coadiuvati dal centrocampista, che poi anche il capitano Kebe insieme a Barrese e a Gueye, c'è stata un'azione molto che si è continuata per 2-3 minuti, alla fine poi è arrivata questa palla inattiva dal limite dell'area di rigore e non ci ha pensato due volte il numero 4 che verrà a tirare al volo di sinistro, passato a mezzo nuvolo di gambe e si è infilata nell'angolo destro del portiere Audino della Silese. Quindi risultato parziale, Palmese 1, Silese 0. Grazie, grazie Antonio Ruoppolo, quindi passa in vantaggio la Palmese sulla Silese. Ora andiamo in pausa pubblicitaria, andiamo ad aggiornarvi sulla situazione. In Serie D sta vincendo il Biancavilla contro il Licata 1-0, sta vincendo la CR Messina sul campo del Rotonda per una rete a 0, ha segnato la Cittanovese contro il Marino di Ragusa, ha segnato il Rocella in casa contro il San Luca. In eccellenza l'unico gol al momento, ma qui le partite sono iniziate alle 15.30, è quello dello Scalea con Angotti sul campo del Cotronei. In promozione ci collegheremo con Michela Ferraro subito dopo la pausa pubblicitaria. In prima categoria vantaggio del Guardavalle sul Caulonia 1-0 e vantaggio della Cinquefrondese sul campo della Scillese. Pausa pubblicitaria, mi raccomando rimanete sempre lì sui vostri teleschermi o sulla radio se ci state ascoltando, anche sul vostro portatile internet www.telemia.it o sui social, quindi continuate a seguirci perché ancora ci sarà un secondo tempo tutto da seguire, in particolar modo qui la sfida tra il Rocella ed il San Luca. Regia. P-
Lavorata Porte e Finestre ha iniziato una grande vendita promozionale. Porte in vero legno di prima qualità, a prezzi di fabbrica, finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli. Lei, il viso che non scorderai, l'orgoglio di... Calauti veste gli spazi del vivere. Calauti e ceramiche, arredo bagno, parquet, porte e scale. L'estate che ricanterai, il giorno che ricorderai. Calauti, il calore che piace alla natura, ti propone caminetti, stufe a legna e a pellet. Calauti si trova a Marina di Gioiosa Ionica. Visitalo in anteprima attraverso il sito web calauticeramiche.com. Semplicemente come sei. Abbiamo puntato tutto sul futuro dei nostri figli per lasciare loro un mondo più pulito e vivibile. Un mondo in cui possano crescere i loro figli serenamente. Siamo ottimisti per natura e nella natura cerchiamo le risposte alla domanda di sostenibilità. Temi Energy. Il futuro è oggi. Metti in moto il tuo fisico, vieni alla palestra General Fitness. La palestra General Fitness, con personale altamente qualificato, è dotata di macchinari di ultima generazione con programma informatico di gestione degli allenamenti, con postazioni in sala pesi ad uso dei clienti. Ampie sale per i numerosi corsi dotate di schermi e monitor. Questi i nostri corsi: Functional Training, Pilates, Ginnastica Posturale, Difesa Personale, Karate, Pinning, Zumba, Well Dance e Tai Chi. In periodo di Covid abbiamo anche pensato alla vostra sicurezza con accurati controlli all'ingresso e l'uso di igienizzanti. I locali della palestra sono muniti di estrattori d'aria che tengono l'ambiente sempre pulito, creando all'interno un piacevole microclima. Visite specialistiche programmate con la nutrizionista dottoressa Valentina Caccamo di Nutrimea. Vieni ad informarti, siamo a tua disposizione. Palestra General Fitness, ci trovi a Siderno sul Corso Garibaldi 366, per info 0964 38 11 83. Palestra General Fitness, ci sono tanti buoni motivi per venire da noi. CSA, Centro Supermercato Alimentare. Scegli il posto giusto dove fare la spesa, dove sentirti a casa e farti consigliare il meglio ogni giorno. Alimentari delle migliori marche, salumi, formaggi, surgelati, vini, detersivi e tantissimi altri prodotti selezionati attentamente per te dal nostro personale per garantirti qualità, freschezza e convenienza. Non rinunciare alla qualità. Vieni a trovarci al CSA, Centro Supermercato Alimentare, con il suo vasto parcheggio. Strada Statale 106 tra Siderno e Locri. Telefono 0964 82 832. Inoltre ricordiamo il fornitissimo reparto cash con prezzi assolutamente convenienti. Caracciolo Stufe e Camini, il sole dentro casa. Calore, eleganza e risparmio grazie ai bassi consumi dell'esclusivo sistema labirinto per il rilascio lento del calore. Modelli capaci di soddisfare le esigenze di tutte le famiglie per un calore perfetto su misura d'ambiente o d'arredamento. Caracciolo Stufe e Camini lo trovi a Grotteria Mare sulla strada statale 106. Sono le 15.53, ritorniamo in studio, diamo la linea a Pino Gagliano a Roccella perché ha degli ospiti al microfono. Pino. Sì, siamo nell'intervallo qui a Roccella, mi sentite tutto a posto? L'audio tutto a posto, vai, vai. Buono? Sì, sì, perfetto. Perfetto, allora sono qui con l'ex presidente, probabilmente futuro presidente, non si capisce bene, comunque il fatto stesso che sia riavvicinato qui al Ninetto Muscolo significa tantissimo, Maurizio Mesiti.
Dobbiamo precisare che attualmente fa carico Femia, che è il vicepresidente, però in settimana ci sarà qualche riunione, quindi probabilmente cambierà qualcosa e lei ne saprà meglio. Ma intanto parliamo del primo tempo di Roccella San Luca. Bravissimo, bravissimo, la miglior cosa è questa. Fermiamoci qua, che è molto importante. Sì, è vero, in questo momento c'è la carica del vicepresidente Femia e poi vediamo nelle riunioni prossime, vediamo cosa succederà. E intanto la partita ottimo tutte le due squadre. Il San Luca poteva andare in vantaggio come Roccella poteva andare in vantaggio. Sto vedendo una bella partita, un po' diciamo all'inizio del campionato, che dove può essere ancora dare una svolta. Per noi la vittoria in questo momento che sta giungendo è importantissima per smuovere questa classifica e queste critiche che durante questo inizio campionato stanno venendo, perché purtroppo lo sappiamo che a due giorni dall'inizio del campionato noi ci siamo mossi per fare una Serie D, perché se no noi eravamo con gli allievi che hanno altro poco andare a giocare. Però dai, piano piano la società si sta completando tutte le sue azioni, le sue opere, e cercheremo di migliorarci domenica per domenica, sperando e possibilità che questa pandemia ci lascia giocare, perché ancora non si sa come andrà a finire. Comunque, Presidente, mi scusi, futuro Presidente, senta, è un derby che capita a sproposito per una ventina perlomeno di ragioni. Intanto la mancanza del pubblico, che avrebbe consentito un incasso ragguardevole, e poi magari anche perché un'avversaria oggi motivata, caricatissima, probabilmente con questo Roccella oggi ci avrebbero lasciato le penne, se non tutte, tante. Come stiamo andando, che stiamo muovendo la partita, è vero, abbiamo visto un ottimo Roccella. Questo è il più grande derby, secondo me, che della storia del nostro campionato in Serie D. La prima volta in San Luca, avere San Luca, giocare col San Luca, con dove i loro tifosi seguono la squadra con una meraviglia, il dispiacere tantissimo è non avere con questa partita, con questo derby, non avere il pubblico era la nostra arma principale, come la loro arma principale, il pubblico nel loro stadio. Speriamo che questa situazione si svolga al più presto nelle migliori modi dei modi, però vediamo il ritorno, se sarà con pubblico o senza pubblico. L'unica rammarezza è che, a parte l'incasso, una partita del genere aveva bisogno di un ottimo pubblico, che ci doveva essere. Due mesi di stipendi li mettiamo sul conto Covid. Grazie Mesiti. Allora, che derby è? Nino Neri. Io credo che l'unica nota suonata di questo derby è la mancanza di pubblico. A questo punto il Ministro dello Sport, il Presidente della Lega e la Regione Calabria debbono decidere quello che si deve fare, perché non penso che le società possano mantenersi o mantenere questo lusso, visto e considerato che come ritorno economico c'è poco nulla. Lo spettacolo è quando c'è il pubblico, è una vera partita di calcio quando c'è il pubblico. Peccato davvero, perché oggi a Roccella ci potevano essere tranquillamente 1.000-2.000 persone. Venendo alla partita, Roccella che ha iniziato con il freno tirato, dove il San Luca ha avuto due buone occasioni per passare in vantaggio. Buono il Roccella nella fase difensiva, è uscito pian pianino e credo tutto sommato alla fine del primo tempo andrà negli spogliatoi con il risultato del meritato vantaggio, grazie a Carrozza, che secondo me al momento è il migliore 22 in campo. Roccella come lo vedi? Molto cambiato, e che cambia di settimana in settimana? Il Roccella credo che sia un cantiere ancora aperto. Ciccio Calati aspetta due o tre elementi, ma la base c'è, e penso che il Roccella anche per quest'anno riuscirà a garantirsi la quarta serie, nonostante qualcuno ancora ad oggi continua ad insistere a delle cose fantascientifiche che non ci stanno. Mi riferisco a Corigliano, perché è vergognosamente vergognoso che Corigliano sta falciando anche il campionato di eccellenza. Grazie a Nino Neri, la linea che torna ad Antonio Vassone in studio, la partita che sta per ricominciare qui al Ninetto Musco. Ricordo il parziale 1-0 per i locali al 43esimo. Carrozza, a te Antonio. Grazie Pino, io ricordo per quanto concerne tutti i nostri amici telespettatori l'appuntamento per domani sera con tutti in campo, ovviamente condotto da Pino Gagliano, che si occuperà largamente del derby in scena questo pomeriggio a Roccella e che vede, diciamo, le due formazioni, quella ionica di Mister Gagliano
Galati e quella Aspromontana di Ciccio Cozza, battagliarsi in questa sfida molto importante anche per i risvolti in classifica. Al momento, alla fine del primo tempo, sta vincendo il Roccella per 1-0. Andiamo da Anna Maria Implatini, Cotronesca Lea, prepariamo il collegamento con Michela Ferraro, con Rombiolo. Anna Maria. Antonio, il 29esimo minuto del primo tempo, il risultato è di 0-2, conduce lo Scalea, ma non è una gara di dominio, è una gara di soluzioni ed è una gara che in questo momento vede prevalere gli schemi tattici di mister Gregorage su un Cotronei che comunque attua una pronta risposta. Meno fortunato dal punto di vista delle conclusioni, prontissimo Ramunno, ma è stato anche bravo in questo ultimo frangente Otranto che si è dovuto imporre prima su Curcio, una pennellata da calcio di punizione, e poi su Richella, colpo di testa in aria simile a quello che era stato il gol del vantaggio di Angotti. Al 13esimo un'azione articolata per i padroni di casa, imbastita da Franco sul lato opposto a quello di gestione, cioè sulla destra, poi Tricoli che ha messo in mezzo una palla che Covelli non ha raccolto, e alla seconda occasione, sempre nella stessa azione, lo stesso Covelli ha potuto concludere con più dimestichezza, però ha trovato già lo specchio un attimino più chiuso. Poi una punizione di Franco al 17esimo, ha provato la conclusione però Bruno sul fronte opposto, e poi è arrivato il raddoppio. Anche qui una pennellata, ma è stata di Richella che ha puntato lo spazio, ha saltato l'uomo fino al taglio cronometrato sulla destra del giovane 2002 Antonio Ponte, ed è lui che ha insaccato ai danni di Otranto. Una partita che, dicevo, si mantiene attiva, arzilla, e che comunque è fatta di un continuo botta e risposta. 0-2 dunque quando siamo arrivati alla mezz'ora. Grazie Anna Maria Implatini. Ora andiamo, se possibile, al campionato di promozione. L'unica partita che si sta giocando a Rombiolo, allo stadio Lo Schiavo. C'è per noi Michela Ferraro, che ringraziamo. Ci aggiorni, Michela, buona domenica. Buona domenica, siamo giunti al 28esimo qui al Saverio Lo Schiavo, ancora reti bianche tra Rombiolese ed Archi. In questo momento un'occasione dell'Archi, interviene Piccolo egregiamente, vado con la lettura delle formazioni. Archi che schiera Bericasvili tra i pali, Furzi, Cusoia, Martello, Postorino, Cosoleto, Acosta, Erbetta, D'Agostino Giovanni, Morabito e D'Agostino Alessandro. Rombiolese che risponde con Piccolo, Galati, Marciurano Marco, Marciurano Antonio, Contartese, Carchedi, Chiarello, Toscano, Perla, Soriano, Lico. Ci sono state azioni pericolose in questa prima mezz'ora, Michela? Sì, già subito dal primo minuto una bellissima occasione dei padroni di casa con Chiarello e successivamente con Ferla e Lico che interviene di testa e la palla va fuori di poco alla destra del portiere. Per il resto una partita abbastanza tranquilla, quasi alla mezz'ora ancora 0-0. L'impressione che possa segnare da un momento all'altro la Rombiolese? Sì, da quanto sto dimostrando in campo sì, aspettiamo comunque il risultato. Grazie Michela Ferraro, possiamo per il momento chiudere il collegamento con lo stadio Lo Schiavo. 0-0 tra Rombiolese ed Archi, unica partita, come vi dicevo, prevista nel girone B della promozione, che ieri ha registrato le vittorie delle candidate poi alla affermazione finale, in maniera particolare quella del Brancaleone, quella della Gioiese. Ha perso l'Africo nuovamente, però l'Africo sicuramente si riprenderà nella prosecuzione di questa stagione, anche recupererà qualche elemento al momento infortunato. Andiamo a Roccella, riprendiamo l'ordine dai campi, vediamo qualche immagine da Bovalino intanto, se la regia è pronta, possiamo verificare, ecco, vediamo il momento in cui le due squadre si stanno rifocillando. Siamo a metà primo tempo, sapete che è stata introdotta questa novità con la possibilità per le squadre di chiedere un minuto. C'è Mimmo Bruzzè, Domenico. Sì Antonio, allora il risultato è sempre sullo 0-0 al 7esimo del primo tempo, ora l'arbitro ha fermato il gioco per il time out che le due società avevano stabilito prima. Ti do le formazioni, il Soleano scende in campo con Mania, Mangano, Camarà, Nicolovici, Filippano, Saccà, Traoré, Perco, Podezzai, Triniti e Mezzatesta. Mentre la Bovolinese schiera Filippano, Manglaviti, Maviglia, Bacciglieri, Clasadonte, Logozzo, Giorgi, Libri, Romeo, in attacco Figliomeni e Facundo.
risultato sullo 0-0, adesso si sta riprendendo a giocare l'Open Timeout. Ecco Domenico, una curiosità, come mai con questi calciatori che hanno tutti delle propensioni offensive ancora la Bovalinese non ha trovato? Diciamo che ha avuto qualche occasione per andare, ma non hanno centrato lo specchio della porta e quindi tutto qui, però sta immaginando gioca la Bovalinese e siamo fiduciosi che gli attaccanti, come hai detto tu, con questa, diciamo, questi giocatori con le doti offensive, con delle doti offensive, possono sbloccare il risultato. Certamente, allora ci sentiremo più tardi, quindi 0-0, sì, partita che è ripresa a Bovalino, sempre ad occhiali il parziale, una sfida molto equilibrata, ma la Bovalinese questa domenica ha necessità di incamerare la prima vittoria stagionale, visto che nelle prime due non ha rimediato nessun punto. Ritorniamo a Roccella, intanto una comunicazione alla nostra regia, invertiamo i blocchi pubblicitari nel prossimo passaggio, alle 16.15 andrà il blocco numero 2, diciamo diversamente da quanto fatto nella prima parte della trasmissione. Pino Gagliano. Pino, sei in diretta. Di questo secondo tempo, pardon, la partita è appena ricominciata con il San Luca che comincia questa seconda parte così come aveva cominciato il match, praticamente a ritmi elevatissimi. Ora con Vargas, il pallone per il numero 7, appena entrato Pelle che ha fatto benissimo con la Gelbison 7 giorni fa, è stato determinante e adesso ha guadagnato un calcio dalla bandiera. Va alla battuta, vediamo che Marchionna, mi sembra, non vediamo perché è proprio spostato al limite, si deve essere lui, parte il cross, pallone in rete, ha segnato il San Luca ed è stato il numero 19 Pezzati ha portato sul pari la formazione della San Luca, incornata sotto porta e San Luca dopo appena 2.30 si porta sull'1-1, proprio alla primissima occasione con Roccella in bambola, con Roccella che è probabilmente ancora con la testa nei spogliatoi. 1-1 pertanto al minetto muscolo tra Roccella e San Luca, a te Antonio. Sì, andiamo a Palmi perché mi comunica Ruoppolo che c'è un rigore per la Stilese. Palmese che sta vincendo 1-0, vediamo se la Stilese riuscirà a realizzarlo oppure no, vediamo un attimino se Ruoppolo in collegamento e ci può descrivere, diciamo, quanto accaduto. Ci sei Antonio? Ecco, appena fischiato l'arbitro. Sì. Palo rete. Piazza il portiere, il numero 9 della Stilese, Martinez, quindi il punteggio ritorna in parità, Palmese 1, Stilese 1, gol su calcio di rigore oltre il trentesimo qui all'Opresti di Palmi. Il rigore è nato dopo un tiro, un bel tiro diretto. Bene. Nella porta difesa da Caputo e mezz'aria, un difensore della Palmese, Mendes, praticamente per coprirsi il volto, girandosi, ha colpito il pallone con l'avambraccio destro. L'arbitro ha perentoriamente fischiato senza neanche... c'è anche un fallo qui in area di rigore non dato a un attaccante della Palmese. Comunque ci sono state alcune sviste arbitrali che sinceramente non ci sono piaciute. Era un calcio di rigore veramente da evitare, da non fischiare. Ok Antonio, andiamo subito a Roccella perché è successo l'inverosimile. Pino Gagliano. Sì, incredibile, manco il tempo di annotare la marcatura del San Luca che giusto il tempo di volgere lo sguardo nuovamente al campo, il San Luca si porta sul 2-1 in maniera rocambolesca, proprio da trasmissioni comiche, perché è stato un rimpallo, un rinvio di Amato, palla sulla schiena di un attaccante di Marchionna, il pallone che manco se n'è accorto, il portiere Scuppia si è infilato anche debolmente sulla sua sinistra. Incredibile, in maniera più che fortunosa il San Luca si porta in vantaggio. Pianinetto muscolo, attenzione, ancora riesce con la punta del piede a battere verso la porta, l'autore della marcatura Pezzati.
Piazza Luca, quindi galvanizzando questo 1-2 micidiale, anche con una buona dose di fortuna, soprattutto la seconda marcatura. Invece ci sono tutte le colpe della difesa, c'è anche la bravura di Pezzati sulla prima marcatura, sul pari dopo appena 2 minuti di gioco, e a 2:30 addirittura la seconda marcatura, dopo una manciata di secondi, proprio dopo aver battuto subito la palla al centro alla prima circostanza. Ma attenzione ancora al San Luca, adesso su Vicini, questa volta Pera scuppia e manda i suoi in avanti, ma questo Roccella ancora non è sceso in campo. E com'è possibile, Pino? Minuti, sì? Com'è possibile che tutto non questo sia... Non è possibile, stiamo cercando di capirlo, ce lo dovrebbe spiegare poi magari il tecnico, perché praticamente poi dopo questo 1-2 addirittura, insomma, appare frastornato. Più si dice, calcio di situazione per Roccella, speriamo che queste interruzioni diano modo all'11 di casa di riabilitarsi, soprattutto psicologicamente. Il lancio a cambiare gioco da parte numero 4 Iacono verso Infusino, ma ha già recuperato la difesa del San Luca, che ora riparte. Attenzione adesso Farga, tanti questi lascia per il numero 7 Pelle, il pallone toccato da Iacono che riesce a mandare il pallone fuori, ma semplicemente fallo laterale in favore del San Luca. Non comprendiamo, cerchiamo appunto di farlo in queste altre battute che ci separano dall'1-2 micidiale proprio d'apertura, per capire cosa sia successo o perché non abbia la giusta concentrazione Roccella in questa seconda gara. Peccato, perché ha fatto molto, ma molto bene nei primi 45 minuti, per poi vanificare e sprecare tutto nel lasso di un giro di lancette, di un paio di giri di lancetta. Il calcio di pressione per Roccella, niente, cerchiamo un po' di capire un po' se possa riprendersi, quindi possa toccare il match nei primi 45 minuti, dove le squadre in campo erano addirittura 2-7-25. Roccella 1, San Luca 2, ma attenzione, vediamo un po' in Fusino, prima di studiare nello studio, con questo tiro, il destro d'esterno a servire Nipide e il pallone che finisce fuori. La rimessa in gioco per il Roccella, ancora qualche secondo, se d'accordo Antonio, la rimessa di Platì, Roccella che si distende in avanti, il pallone colpito di testa da Carbone, il capitano del San Luca, quindi Pargas, quindi Pelle, lungo il pallone per il numero 7, pallone in fallo laterale. 8-5, 2-1 per San Luca, a te Antonio. Grazie Pino Gagliano. Intanto ci comunica Antonio Ruoppolo che è stato espulso Gaillet, giocatore della Palmese quindi in inferiorità numerica dopo che la Stirese era pervenuta al pareggio con il rigore trasformato da Martinez. Andiamo a Cittanova, Edoardo Proto, cittanovese, Marina di Ragusa. Sì, siamo al 14° minuto di gioco nel secondo tempo, che Cittanova sempre 1-0 per la cittanovese. Quando in questo momento è entrato in campo per la cittanovese Viola ed è uscito il numero 10 Giorgio, dicevo, ed è entrato il numero 14 Viola. Il gioco sta per prendere con un calcio d'angolo a favore della cittanovese, battuto da Lonigro. Questo calcio d'angolo, si attende il fischio di avvio da parte dell'arbitro. Ecco, l'arbitro ha fischiato in questo momento, prende una breve rincorsa Lonigro, alza le mani, il cross in mezzo, svezza ancora una volta la difesa del Marina di Ragusa e riparte quindi l'azione d'attacco del Marina di Ragusa. Cittanovese che era stata pericolosa nel periodo non collegato al 12°, c'era stato un fallo subito da Firenze, con conseguenze ammonizione per protesti del numero 9 del Marina di Ragusa, Retucci, punizione battuta appunto da Lonicolo, colpo di testa di Cosenza e pallone fuori di poco. Ora calcio di punizione fuori del Marina di Ragusa, la palla è sistemata proprio di fronte alla panchina che ospita il calciatore di riserva, il mister del Marina di Ragusa, insieme agli altri dirigenti. Eseguiamo questa punizione, parte il pallone in area di rigore, il colpo di testa del giocatore della cittanovese e riparte il contropiede della cittanovese. Viola viene steso giù, calcio di punizione e ammonizione a favore del giocatore del Marina di Ragusa, che era già ammonito, che era stato ammonito poco fa. Si tratta vediamo un po' perché c'è stato il secondo giallo per il giocatore del Marina di Ragusa e quindi è stato espulso. Il Marina di Ragusa gioca in 10 proprio da questo momento, questo minuto di gioco, quindi quando siamo
al sedicesimo minuto, quindi fallo subito da Viola, secondo giallo per il giocatore del Marina di Ragusa che era già ammonito, quindi espulsione. E ora calcio di punizione in favore della 19esima, batte Scuderi. L'arbitro aspetta che il giocatore del Marina di Ragusa abbandoni il terreno di gioco. Si tratta del numero 3, Cervillena, del Marina di Ragusa, espulso dall'arbitro. Ecco che ha abbandonato in questo momento il recinto di gioco. L'arbitro dà il via alla battuta, parte il capitano del 19esima corso, gira il pallone dall'altra parte per Petrucci. Petrucci, ecco, il pallone arriva a livello dell'area di rigore, anticipato Silenzi, e si ripartirà con una rimessa laterale in favore della Cistanovese. Si incarica di battere la rimessa allo Sasso, batte, ecco, sta per battere lo Sasso, palla a Silenzi che però sbaglia, l'arbitro chiama controfallo e quindi rimessa laterale in favore del Marina di Ragusa. Quando siamo quindi al 17° minuto di gioco in questo secondo tempo a Cittanova, Cittanovese 1, Marina di Ragusa 0. Grazie, grazie Edoardo Proto. Andiamo regia dove? Prima della pausa pubblicitaria, sono le 16:16. Andiamo da Giuseppe Mollica, presidente dell'Ocri, per Sersale. L'Ocri, quanto manca alla fine del primo tempo, presidente? Manca due minuti e siamo in diretta, calcio di rigore per il Ocri. Allora lo seguiamo a questo punto. Sì, c'è Zampaglione sul dischetto, ha fischiato l'arbitro. Niente, parato. Quindi è stato parato il calcio di rigore a Zampaglione. Sì, Zampaglione. La partita rimane solo 0-0. Peccato, quindi rientriamo, peccato per questa occasione, la più grande delle occasioni per i Locri di portarsi in vantaggio, la sprecata però giocatore esperto come Zampaglione che si è fatto ipnotizzare dal portiere dagli 11 metri. Abbiamo seguito in diretta questo penalty. Allora andiamo in pausa pubblicitaria, tantissime le sorprese, vi ricapitoliamo un attimo il tutto quando siamo quasi ad inizio ripresa per quanto concerne la Serie D e alla fine dei primi tempi per quanto riguarda i campionati di eccellenza e promozione. In Serie D abbiamo questi parziali: Biancavilla, Licata 1-0, Cittanovese, Marina di Ragusa 1-0, con la Cittanovese che potrà giocare con l'uomo in più. Acireale, Città di Sant'Agata 0-0, FC Messina, Troina 1-0, quindi possiamo modificare anche questo parziale. Gelvison, Rende 0-0. Roccella San Luca 1-2, Rotonda ACR Messina 0-1. In eccellenza abbiamo questi parziali: Belvedere Isola Caporizzuto 0-0, Bovalinese Soriano 0-0, Corigliano Paolana 0-0, Cotronei Scalea 0-2, Morrone Reggio Mediterranea 0-0, Palmese Stilese 1-1, San Biase Boca Nuova Merito 1-0, Sersale Locri 0-0, Rombiolese Archi nel campionato di promozione 0-0. In prima categoria invece abbiamo questi risultati: Badolato Girifalco 0-1, Bivongi Pazzano Atletico Maida 0-1, Guardavalle Cavolonia 1-0, Nicotera San Calogero 0-0, Nuova Calimera Nuova Valle 0-0, Bovese Propellaro 0-1, Deliese Fortitudo 0-0, Nuovo Polistena Lazzaro 0-0, San Gaetano Catanoso Palizzi 0-0, Scillese 5 Frondese 0-1. Pausa pubblicitaria e poi ritorneremo ancora qui in diretta. Lavorata Porte e Finestre ha iniziato una grande vendita promozionale. Porte in vero legno di prima qualità, a prezzi di fabbrica, finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli. Lei, il viso che non scorderà. Calauti veste gli spazi del vivere. Calauti e ceramiche, arredo bagno, parquet, porte e scale. L'estate che ricanterai, il giorno che ricorderai. Calauti, il calore che piace alla natura, ti propone caminetti, stufe a legna e a pellet. Calauti si trova a Marina di Gioiosa Ionica. Visitalo in anteprima attraverso il sito web calauticeramiche.com. Semplicemente come sei. Abbiamo puntato tutto sul futuro dei nostri figli, per lasciare loro
un mondo più pulito e vivibile. Un mondo in cui possano crescere i loro figli serenamente. Siamo ottimisti per natura e nella natura cerchiamo le risposte alla domanda di sostenibilità. Temi Energy. Il futuro è oggi. Metti in moto il tuo fisico, vieni alla palestra General Fitness. La palestra General Fitness, con personale altamente qualificato, è dotata di macchinari di ultima generazione con programma informatico di gestione degli allenamenti, con postazioni in sala pesi ad uso dei clienti. Ampie sale per i numerosi corsi dotate di schermi e monitor. Questi i nostri corsi: Functional Training, Pilates, Ginnastica Posturale, Difesa Personale, Karate, Pinning, Zumba, Well Dance e Tai Chi. In periodo di Covid abbiamo anche pensato alla vostra sicurezza con accurati controlli all'ingresso e l'uso di igienizzanti. I locali della palestra sono muniti di estrattori d'aria che tengono l'ambiente sempre pulito, creando all'interno un piacevole microclima. Visite specialistiche programmate con la nutrizionista dottoressa Valentina Caccamo di Nutrimea. Vieni ad informarti, siamo a tua disposizione. Palestra General Fitness, ci trovi a Siderno sul corso Garibaldi 366, per info 0964 38 11 83. Palestra General Fitness, ci sono tanti buoni motivi per venire da noi. CSA, Centro Supermercato Alimentare. Scegli il posto giusto dove fare la spesa, dove sentirti a casa e farti consigliare il meglio ogni giorno. Alimentari delle migliori marche, salumi, formaggi, surgelati, vini, detersivi e tantissimi altri prodotti, selezionati attentamente per te dal nostro personale per garantirti qualità, freschezza e convenienza. Non rinunciare alla qualità. Vieni a trovarci al CSA, Centro Supermercato Alimentare, con il suo vasto parcheggio. Strada Statale 106 tra Siderno e Locri, telefono 0964 82 832. Inoltre ricordiamo il fornitissimo reparto cash, con prezzi assolutamente convenienti. Caracciolo Stufe e Camini, il sole dentro casa. Calore, eleganza e risparmio grazie ai bassi consumi dell'esclusivo sistema Labirinto per il rilascio lento del calore. Modelli capaci di soddisfare le esigenze di tutte le famiglie per un calore perfetto su misura d'ambiente o d'arredamento. Caracciolo Stufe e Camini lo trovi a Grotteria Mare sulla strada statale 106. Bene, ringraziamo tutti i nostri amici che ci stanno seguendo sia in TV sia alla radio, su Radio Siderno La Cometa, in TV sulle stazioni televisive di Telemia, in diretta qui dagli studi di Roccella per tutta la regione Calabria, e poi anche sul nostro sito internet telemia.it, oltre che sui social, e sono tantissimi in questo momento che ci stanno seguendo. Subito a Roccella da Pino Gagliano per l'aggiornamento di Roccella San Luca. Pino, sei in diretta? Sì, mi sentite? Sì, poi perfetto, si infrange sul muro del San Luca. Dicevo, il Roccella che si danna nel tentativo di guadagnare meglio, di portarsi sulla tre quarti al San Luca, poi si erge un muro, quello sanlucese, e non si riesce a perforarlo. Ora ci prova Carrozza, il pallone per Sibibe, gli sfugge il pallone, lo recupera la difesa con l'autore del primo gol, Pizzati, e poi finisce giù De Miranda il calcio di punizione per la formazione ospite, anzi Levecque finisce a terra il calcio di punizione per la formazione ospite, che quando può rallenta i ritmi, anche perché in vantaggio per 2-1. Quanto ad occasioni eclatanti non ce ne sono state, ma neppure, ecco, anche morbide, nel senso di poco conto né per l'una né per l'altra. Siamo al 20° ancora, con la saluta ora che si proietta a Lopesa, il duello aereo tra il numero 14 Marchion e Amato, poi Sibibe,
il lancio in profondità dove c'è il nuovo Liberto, appena entrato Liberto è subentrato ad Infusino, mentre Lupo si è avvicendato con Lighiera. Lighiera ovviamente che è arrivato in settimana ancora non è in condizioni, non c'è tanta condizione nella Rocella, eppure da dire questo, attenzione adesso alla Saluca, la conclusione da parte numero 14 Marchionna, il pallone è parato con tranquillità dal numero 1 Stuffia. Dicevo, non c'è ancora tanta condizione, molti uomini nel Rocella e tra l'altro ci sono tantissime assenze, ben 5 e anche di grossissima levatura, tra cui forse anche l'uomo più importante Malerba che, come sapete, nella prima casalinga qui si è fratturato un gomito. Il pallone adesso per Liberto, non si capisce con il numero 13 Lupo, pur esso appena entrato, certamente al quindicesimo di questa frazione, e quindi il pallone che si ferma tra le braccia del portiere Caleio, che mette subito in movimenti la propria retroguardia. Ora il pallone per il numero 24 della formazione ospite, Spinace, poi Pezzati sulla difensiva e il fallo in avanti, ecco, subito rilevato dal direttore della gara da parte del numero 13 Lupo. Calcio di punizione per il Saluca, non accade nulla in questo frangente, con Rocella che tenta di portarsi in avanti, ma ovviamente c'è ancora tanto gap da colmare per via della, come dicevo, corta preparazione, anche per la scarsa affinità. Anche perché sono ragazzi arrivati proprio in questi giorni qui a Rocella Ionica, ed ecco perché dicevamo appunto di questo improprio derby proprio alla terza, contro un'avversaria che ovviamente oggi ci ha messo tanto di proprio, tanto impeto, tanta determinazione, tanta concentrazione, proprio perché insomma si trattava di derby. Lo si diceva anche con gli ospiti nell'intervallo, una qualsiasi altra formazione avrebbe penato e tanto contro questo 11 che seppur insomma nuovo, nuovissimo per quanto riguarda l'11 di Galati, comunque oggi ha fatto almeno un primo tempo straordinario, ma a tratti anche in questo secondo ha fatto vedere qualcosa di buono. Certamente un altro Rocella rispetto a 7 giorni fa, completamente differente quello rispetto a 15 giorni fa per contro al Paternò su questo stesso campo. La rimessa per il Rocella, 23 minuti di gioco in questa frazione, con il risultato che non cambia, sempre 2-1 per gli ospiti. A te Antonio. Grazie Pino Gagliano, quindi sempre vantaggio del San Luca qui a Rocella per 2-1, Rocella che, lo ricordiamo, aveva chiuso in vantaggio il primo tempo con un calcio di rigore trasformato da Carrozza, poi ad inizio ripresa in 40 secondi praticamente l'1-2 micidiale degli aspromontani di Ciccio Cozza che si sono portati in vantaggio, adesso sembra stiano amministrando con una certa tranquillità anche questo vantaggio. Andiamo a Cittanova, Cittanovese, Marina di Ragusa, Edoardo Proto. Siamo al 29esimo minuto di gioco in questo secondo tempo, sempre 1-0 per la Cittanovese. Il gol di Silenzi segnato all'ultimo minuto di recupero del primo tempo. È da segnalare che alla Cittanovese sono state annullate ben due gol in questo secondo tempo. Prima al 19esimo minuto a Silenzi, imbeccato dal compagno, ma l'assistente chiama fuori gioco e l'arbitro annulla il gol della doppia della Cittanovese. Poi c'è stato un cambio per la Cittanovese, è uscito Petrucci ed è entrato Isabella. E subito dopo, al 26esimo minuto, al 25esimo, prima c'è stata l'azione nel Marina di Ragusa con un miracolo di Labella, pallone in calcio d'angolo, bravissimo in questo caso, bisogna dire, il portiere della Cittanovese a sventare il pericolo. E nell'azione successiva, al 26esimo, altro gol annullato alla Cittanovese. È stata un'azione da parte del numero 4 Nicolo, che ha imbeccato Isabella, il quale ha passato il pallone, ha messo il pallone in mezzo, che di tacco ha messo in rete il pallone, ma l'assistenza d'arbitro ha segnalato fuori gioco sul passaggio di Donigo a Isabella, quindi ha chiamato fuori gioco di Isabella e quindi di conseguenza ha annullato anche questa volta il gol. Vediamo adesso l'attacco da Cittanovese, ma il pallone è lungo e si riprenderà con la rimessa dal fondo da parte del portiere del Marina della Russa che va a recuperare il pallone. C'è adesso il gioco fermo perché probabilmente ci sarà una sostituzione fuori del Marina di Ragusa, vediamo se l'arbitro autorizza questa sostituzione. Sì, infatti con i calciatori del Marina di Ragusa si stanno togliendo il trattino, quindi è entrato in questo momento, stiamo ora vediamo chi è il calciatore che è uscito,
perché dalla nostra posizione non riusciamo a distinguere la lavagnetta, che peraltro non si vede bene della panchina del Marina d'Ragusa. Vi daremo conto nel prossimo collegamento. Ha ripreso comunque il gioco con la palla per il capitano del Marina d'Ragusa, che lo gestisce insieme al proprio portiere, che viene attaccato da Dorato, ma gira la palla e va un numero 6 del Marina d'Ragusa, Giuliano, che parte fa partire l'azione di contropiede del Marina, ma perde il pallone e il pallone va a Silenzio lato quarto offensivo per la Cittanovese. Pallone in mezzo per Viola tenta di mettere il pallone in mezzo, ma la perde, ma la recupera ancora Viola. Siamo in area di rigore nella Cittanovese. Viola palla al piede, si stringe il tiro e il pallone termina fuori di pochissimo alla sinistra del portiere del Marina di Ragusa. Si rimane quindi 1-0 per la Cittanovese qui a Cittanova al 31esimo minuto di gioco di questo secondo tempo. Grazie Edoardo Proto, quindi sempre vantaggio della formazione di mister Infantino contro il Marina di Ragusa. In eccellenza e promozione stanno per rientrare in campo le formazioni che hanno dato vita a questi primi 45 minuti. Si è segnato col contagoccio, andiamo a riepilogare un po' tutta la situazione prima di ridare la linea a Pino Gagliano per seguire queste fasi particolari della sfida tra il Roccella ed il San Luca. C'è stato il raddoppio del Biancavilla in casa contro il Licata, quindi Biancavilla 2, Licata 0, Cittanovese Marina di Ragusa 1-0, Castrovilla di Santa Maria del Cilento è stata rinviata causa Covid, Acireale Città di Sant'Agata 1-0, FC Messina Troina 1-0, Gelbison Rende 0-0, Paternò Dattilo è stata rinviata sempre causa Covid, Roccella San Luca 1-2, Rotonda ACR Messina 0-1. Andiamo a leggervi i risultati anche per ciò che riguarda il campionato di eccellenza. Terza giornata, vedete le difficoltà per le squadre di segnare: Belvedere Isola Caprizzuto 0-0, Bovalinese Soriano 0-0, Corigliano Paolana 0-2. Questa partita è stata sospesa dall'arbitro perché il Corigliano è rimasto praticamente con pochissimi uomini, quindi stop da parte della terna arbitrale, 3 punti alla Paolana, mentre per quanto concerne il Corigliano, che già alla prima giornata non si era presentato, si prevedono tempi davvero bui. Vi ricordo che questa formazione fino all'ultimo ha cercato di contrastare legalmente attraverso vari ricorsi la permanenza del Roccella in Serie D e al momento sta soccombendo, visto che anche gli organismi federali hanno dato ragione al Roccella, ma il presidente Nucaro non si è dato mai per vinto, per la verità. Cotronei Scalea 0-2, possiamo continuare a leggervi i risultati: Morrone Reggio Med 0-0, Palmese Stirese 1-1. Ci segnalava Antonio Ruoppolo che al termine del primo tempo ci sono stati ci sono state delle proteste e anche dei capannelli di calciatori con veementi proteste all'indirizzo della terna arbitrale, assolutamente, ci diceva Ruoppolo, contestata dai padroni di casa. San Biase Boca Nuova Merito 1-0, Sersale Locri 0-0 con un calcio di rigore fallito da Zampaglione proprio nei minuti finali. Gallico Catona Vigor Lamezia è stata rinviata causa Covid. Come vedete, per la prima volta il campionato di eccellenza a 18 squadre si giocherà anche in turni infrasettimanali per alcuni mesi, e quindi sarà davvero un campionato questo che sino all'ultimo terrà sulla corda tutti gli appassionati calcistici dell'eccellenza calabrese, fermo restando che c'è sempre questa emergenza Covid da tenere in considerazione, che potrebbe davvero intervenire in un qualsiasi momento. Ribadiamo sempre la necessità di indossare la mascherina, lavarsi le mani e anche tenere le distanze da un punto di vista sociale. E andiamo in promozione sempre 0-0 tra Rombiolese e Archi. Tra poco ci ricollegheremo con Michela Ferraro. Ritorniamo a Roccella da Pino Gagliano, anzi no, c'è Mimmo Bruzzè per Bovalinese Soriano. È finito il primo tempo, Domenico? Sì, appena cominciato il secondo, il risultato sulle 0-0, l'arbitro ha appena fischiato le sacrate d'arte che si portano avanti, della palla verso cosa non ci crede, fa punto per quindi il portiere recupera la palla, quindi si gioca quasi un minuto, risultato sullo 0-0. Non avevamo immagini da Bovalino, regia? Pare che abbiamo qualche difficoltà anche nella ricezione delle immagini, quindi
Bovalinese Soriano sempre ferma sullo 0-0, la Bovalinese che ha, come abbiamo detto anche nel corso dei precedenti collegamenti, qualche difficoltà a pervenire al gol. Dove siamo, regia? Siamo a Roccella, Pino Gagliano. Pino. Sì, c'è un calcio di rigore per il Roccella, il pallo di mano di Pelle, la rovesciata di Gilberto e il tocco in piena aria di rigore in maniera ingenua con le braccia alzate il difensore della San Luca, nemmeno ammonito, poi ci sorprendiamo anche di questo, così come ci siamo sorpresi a più riprese di un arbitraggio insomma che ha lasciato desiderare quello del signor Deusanio di Faenza, che ha mandato negli spogliatoi potenzi anche il giocatore di colore Roccella. Ma assistiamo a questo calcio di rigore, parte ancora Carrozza, gol! Il Roccella si porta sul 2-2, 31esimo del secondo tempo, ricordo, il Roccella gioca in 10 uomini. È stato doppio cartellino per Fidipe, insomma un fallo degnale, un fallo su cartone, ma anche il primo cartellino qualche dubbio lo ha destato, comunque è mandato anche tempo negli spogliatoi dal direttore la gara. Nel mentre cambia ancora, il San Luca è pronto a entrare con il numero 11 Bruzzaniti e uscirà Romero. Quindi cambio al 32esimo, ora per il San Luca, con il citato che cambia ancora, si è sul 2-2 al Minetto Muscolo. Un momento mi fermo a Piantonio. Grazie, grazie Pino Gagliano, quindi manca ancora un quarto d'ora e ci saranno sicuramente altre sorprese. Per il momento 4 gol tra Roccella e San Luca, 2 calci di rigore trasformati da Carrozza e poi micidiale 1-2 ad inizio ripresa del San Luca, che comunque sta giocando con l'uomo in più, potrebbe anche approfittare eventualmente di questa inferiorità numerica da parte dei padroni di casa. Andiamo a Cittanova, Edoardo Proto, mi pare che ci sia stato il raddoppio, Edoardo. Sì, sì, c'è stato il raddoppio della Cifonovese proprio in questo momento, un minuto fa. C'è stata una rimessa laterale effettuata dal numero 6 Scuderi, che ha dato palla al compagno Donigro, il quale ha messo pallone in mezzo nell'area di rigore, è arrivato di gran carriera, silenzio per l'ennesima volta, ha controllato palla, ha calciato col destro e il pallone si è intaccato sotto l'incrocio dei pali alla sinistra dell'incolpevole, direi, portiere del Marino di Ragusa per il gol del raddoppio della Cittanovese. Quindi siamo 2-0, da segnalare che c'è stato un cambio per la Cittanovese, è uscito il numero 8 Cosenza ed è entrato il numero 16 Fuschi. Ora si ripartirà con un calcio di rinvio a favore della Cittanovese, si sta incaricando della battuta il portiere Latella, e prende una breve rincorsa e calcia, il pallone arriva nel cerchio di centrocampo. Svettano due giocatori, uno del Marino di Ragusa, uno della Cittanovese, palla resta ai piedi dei giocatori del Marino di Ragusa, c'è però un fallo fischiato dall'arbitro a favore della Cittanovese perché è terminato a terra un calciatore della stessa squadra locale e quindi punizione in favore della Cittanovese, in carica di batterla il capitano Corso, il capitano di oggi Corso, da palla sulla fascia laterale, ecco pallone per Viola, ma il pallone è terminato fuori. L'assistenza dell'arbitro ha indicato la rimessa laterale in favore del Marina di Ragusa, che ha battuto il numero 8 Scinziano. Ora però il pallone arriva nell'altezza della bandiera del calcio d'angolo, ma lo controlla il calciatore del Cittanovese, passa a Isabella che lancia lungo. Ora il giocatore del Marina di Ragusa termina a terra, c'è calcio di punizione in favore del Marina di Ragusa. Vediamo questa posizione, la palla si trova alla tre quarti di attacco della squadra siciliana, vediamo chi va sul pallone, ma ecco battuta subito velocemente, allora posizione di Ragusa, il tiro e il volo di Latella, grande parata di Latella e calcio d'angolo in favore del Marina di Ragusa, che il pallone non c'è il pallone, ma ecco che corre un giocatore del Marina di Ragusa, recupera il pallone. Il pallone viene posizionato sulla bandierina alla destra del portiere Latella della Cittanovese. Breve rincorso del calciatore del Marina di Ragusa. Palla in mezzo, svetta ancora la difesa della Cittanovese. E allora riparte la contropiede della Cittanovese con il Silenzi. Silenzi palla al piede, lancia il compagno, Viola, lanciato Viola che l'ha persa, ma l'ha recuperata. Arriva il pallone dall'altra parte, ma viene anticipato dal difensore del Marina di Ragusa. L'attaccante della Cittanovese. Quindi siamo adesso al 40esimo minuto di gioco, mancano 5 minuti alla fine più recupero,
2-0 per la Cittanovese con Sanmarino di Ragusa. Grazie, grazie Edoardo Proto. Quindi 2-0, gara che praticamente la Cittanovese sta ipotecando, anche perché ci sembra difficile che la formazione ospite ridotta in 10 per l'espulsione di un calciatore avvenuta un quarto d'ora fa possa farcela a recuperare il risultato. Andiamo a Cotronei da Anna Maria Implatini per Cotronei Scalea. Anna Maria. Sì Antonio, 7 minuti dall'inizio della ripresa, non è cambiato nulla per quanto riguarda gli uomini in campo, c'è un Cotronei volitivo che ha rimesso piede in campo con Tricoli che ha bozzato già due conclusioni dall'inizio appunto di questa frazione, una non è riuscita a raggiungere le braccia di Ramunno, la seconda proprio adesso al 7° minuto invece sì. Cimicata sta pensando a muovere qualche pedina, sicuramente facendo riscaldare innanzitutto sul campo per destinazione Benito Cataldi, all'altra parte invece sembra abbastanza quadrato e ancora in forma lo Scalea, quindi non credo che mister Gregoraci abbia idea di creare qualcosa di nuovo, almeno di solito non lo fa mai prima del 30° della ripresa. E per quanto riguarda le squadre in campo, riusciamo a notare adesso un certo equilibrio per quanto riguarda la costruzione della manovra, però in realtà c'è da dire che il Cotronei non si è mai abbattuto neanche davanti al 2-0, ha continuato a macinare il gioco e quello gli riesce abbastanza bene, sembra mancare una sorta di forza finale nell'andare a concludere, però comunque malgrado ecco, la tipologia di gara dal punto di vista, mi riferisco del risultato, si arriva facilmente in aria e questo garantisce lo spettacolo ai pochi presenti qui al Salvatore Baffa, quindi 0-2 da al primo tempo, adesso siamo al nono del secondo. Grazie, grazie ad Anna Maria Implatini in regia. Allora ci colleghiamo con Palmi, con Antonio Ruoppolo e poi con Rombiolo, con Michela Ferraro e poi andiamo in pausa pubblicitaria prima di vivere gli ultimi minuti nel campionato di Serie D. Antonio Ruoppolo, mi dicevi che a fine primo tempo c'è stato qualche... Il primo tempo si è concluso 1-1 tra Palmetto e Silese, partita che si è un po' incattivita perché dopo qualche svista arbitrale è stata anche l'espulsione dell'attaccante numero 11 Gueye, in più scaramucce tra l'allenatore alla fine del silenzio del nostro Caputo, del nostro portiere, sedate poi ovviamente dai giocatori, questo mentre uscivano dal campo dopo i 45 minuti siano conclusi appunto con questo diciamo momento di nervosismo. Il secondo tempo siamo giunti al 10° della ripresa, il risultato è sempre fermo sull'1-1, le squadre comunque sono... stanno cercando ovviamente, noi siamo con un giocatore in meno, in frattempo sono stati due cambi, uno per la Stilese, è entrato da qualche minuto l'attaccante Marulla, nipote del compianto Gigi Marulla, e in questo istante è entrato per la Palmese il numero 20 Mancini, una sostituzione per parte, noi abbiamo avuto questa espulsione alla fine del primo tempo, stanno le squadre comunque con la Palmese un giocatore in meno, sta cercando in tutti i modi comunque di portare a casa questi tre punti nonostante le difficoltà di questi secondi 45 minuti. Ok, grazie, grazie Antonio Ruoppolo, quindi sempre 1-1 a Palmi tra Palmese e Stilese. Abbiamo altri contributi da Mammola, vediamo se c'è Nicodemo Barillaro con partita che si è giocata ieri, lo dicevamo all'inizio trasmissione, finita 0-0 tra Vallata del Torbido e Gioiosa Ionica, altri ospiti ai microfoni di Nicodemo Barillaro. Santino Logozzo, 0-0 questo derby tra Vallata del Torbido e Gioiosa, dopo un primo tempo non bello, poche occasioni da parte dall'altra, nella ripresa si è visto il vero Gioiosa, avete sciupato tantissimo, poi nel finale avete pure rischiato di perderla con quel tiro che è uscito di poco al lato. Sì, assolutamente, ma sapevamo che sarebbe stato un derby difficile, non solo per la squadra avversaria che comunque dava più di quanto doveva, ma anche per il campo, perché giocare qui è davvero difficile, non si può fraseggiare, non si può provare una giocata, era sempre palla lunga e cacciapalla, quindi era una partita difficile. Non sono completamente d'accordo con te, perché anche il primo tempo abbiamo creato tre nette occasioni, due con gli Ozzi e uno con Ierinò, addirittura il portiere era a terra, l'abbiamo buttata fuori la palla, e nel secondo tempo poi ancora peggio, tre volte quasi nell'area piccola l'abbiamo buttata fuori e poi stavamo anche rischiando alla fine di perderla, però è un punto che noi ci teniamo stretto, ci fa continuare a giocare con estrema tranquillità, ce ne saranno molte altre partite difficili, quindi l'importante era continuare la nostra corsa.
Intanto c'è qualcosa da migliorare, mister, credo, tanto lavoro sicuramente, siamo poi solo all'inizio, e soprattutto oggi cosa non gli è piaciuto nello specifico? No, ma non, da lavorare c'è sempre da lavorare, perché bisogna sempre migliorare, perché uno deve cercare sempre di dare il massimo e di cercare sempre di migliorare se stesso e la squadra. È difficile, qual è il campo, era un campo piccolo, stretto, brutto da giocare, quella è stata la cosa più difficile. Fosse stata un'altra situazione con un altro campo dove si poteva giocare, molto probabilmente avremmo anche perso, ma almeno si potevano provare le cose che proviamo quotidianamente. Questo tipo di gioco, di buttare palla lunga, di andare a cercare la seconda palla, non lo facciamo così mai. Ci piace giocare da dietro con il portiere, non è stato possibile, quindi ci siamo adeguati anche alla partita e agli avversari. Un'ultima cosa, questa Vallata del Torbido come l'ha vista e poi soprattutto dove può arrivare questo Gioiosa? La Vallata sappiamo che era una squadra difficile da affrontare, perché sulla palla si buttano in 4, in 5 e ci tengono tantissimo, come ci tiene naturalmente anche i giocatori del Gioiosa. Molto probabilmente in questo campo sarà molto difficile per qualsiasi squadra. La Vallata farà il suo onesto campionato, credo io, rispetterà i propri obiettivi. Il Gioiosa deve fare bene, deve fare sicuramente meglio, perché ha la possibilità, sicuramente non in campi come questi, perché è difficile giocarci, però in altri campi un pochino più regolari dobbiamo migliorare, dobbiamo sempre di cercare di vincere, ma anche oggi ci abbiamo provato, siamo stati sfortunati e imprecisi, quindi ci teniamo a questo punto. Bocca al lupo. Crepi. E tra poco ascolteremo anche altre interviste, ora però andiamo in pausa pubblicitaria e poi ritorneremo per i risultati finali del campionato di Serie D. Dal 1985 Edil Merici ti accoglie nel mondo della casa, dalla progettazione alla realizzazione. Un viaggio che segue l'opera in tutte le sue fasi, dalla struttura grezza alle rifiniture, fino al design d'arredo. La trentennale esperienza del personale guida il cliente nelle scelte a lui più vantaggiose. Crediamo che la personalizzazione sia la chiave di successo. Ogni progetto è il risultato di scelte su misura, sempre in linea con il budget del committente. La nostra sala mostra non è solo esposizione, ma un laboratorio di idee, progetti e soluzioni, affiancato da un'accurata consulenza professionale in grado di farti vivere in anteprima 3D la bellezza dei tuoi spazi. Siamo più di 25 persone e condividiamo ogni giorno lo stesso obiettivo. Siamo imprenditori, tecnici, consulenti, designer, ma prima di tutto siamo persone che parlano ad altre persone cuore a cuore. Uniamo funzionalità, design e benessere per creare un nuovo concetto di casa, la tua casa. www.edilmerici.it. Contrada Merici, Locri, Reggio Calabria. Info 0964 23 51 72. Stay with me.
Stocco e Stocco, il piacere dello stocco, ma quello buono. Abamed, medicina estetica, bioingegneria dello sport, a Bovalino. Cosa facciamo? Ci prendiamo cura della tua bellezza. Medicina estetica, filler, botulino, trattamenti laser, trattamenti anticellulite, trattamento per la calvizie, fisioterapia, posturologia, medicina dello sport, osteopatia, nutrizione, endocrinologia, urologia. Abamed, medicina estetica, bioingegneria dello sport, a Bovalino. Rieccoci nuovamente in diretta, mi pare che ci sia un calcio di rigore per il San Luca forse. Pino Gagliano. 47-15 calcio di rigore per il San Luca, il placaggio di Coluccio, ma si sono spintonati reciprocamente i due in una primissima fase, ha visto soltanto l'epilogo, il direttore della gara, questa è la contestazione degli uomini di casa. Comunque si va sul rigore con il numero 10 Carbone, pronto a battere una manciata di secondi, 3 da recuperare, quindi mancherebbero poi 10 secondi al fischio di chiusura. La frittata è fatta, due regali del Rocella, due rigori di Carrozza, il 2-2 momentaneo, e adesso questa altra frittata di Coluccio sul finale, un pallone facilmente gestibile, lo strattone reciproco dei due, insomma, da un uomo esperto quale Coluccio si sarebbe atteso altro. Allora Carbone sarà probabilmente questo, ecco, scade in questo momento il tempo giusto, cioè anche con tenuto conto del recupero, il 48esimo, e quindi probabilmente questa è l'ultima chance per entrambe. Allora dal dischetto Carbone contro Scucchia, ed è l'atto finale di un Rocella San Luca che ha avuto innumerevoli episodi determinanti. Ricordo, il Rocella gioca da almeno 25 minuti in 10 uomini per l'espulsione, il doppio cartellino a TV, quindi il Rocella in ginocchio, San Luca su di giri, Carbone, e lo aveva parato Scucchia, invece va in rete, San Luca in vantaggio e arriva il fischio di chiusura. San Luca batte Rocella 3-2, ma quante emozioni! Rocella che subisce ancora un calcio di rigore nel recupero. Ma tra poco per le interviste ci prepariamo immediatamente, così togliamo anche il nome dei protagonisti. Che è una festa del San Luca per un successo che a un certo punto era inesperato. Due regali che erano già stati proprio nell'atto iniziale, negli atti iniziali di questo secondo tempo. Rocella che quindi subisce un'altra sconfitta, la terza consecutiva. A te Antonio, ci sentiamo tra poco. Grazie Pino, ci sentiremo tra poco per le interviste. Quindi proprio sul filo di lana il calcio di rigore trasformato da Carbone, col brivido perché Scucchia c'era arrivato, però di fatto finisce 3-2 per il San Luca, che ottiene la seconda vittoria di fila, peraltro nel sentito derby contro il Rocella. Andiamo a Palmi da Antonio Ruoppolo, mi pare che ci sono novità, Antonio. Sì Antonio, secondo tempo a tratti asfittico, a tratti spumeggiante, il gol era nell'aria sia da parte della Firenze che da parte della Palmese, che ha fatto delle belle azioni con il funambolico numero 7 Barrese, e il capitano, e in questo istante sfiora il gol il numero 5 Pititto per il pareggio. Stavo dicendo che qualche minuto fa ha segnato il
tornante Papaleo, il numero 7 dell'Altilese, una bella azione anche di contrattacco dei biancazzurri dell'allenatore Panarello, che ha portato in vantaggio la squadra ospite. Ovviamente punteggio immeritato per quanto riguarda, insomma, questa parziale sconfitta. Insomma, il punteggio non rispecchia quelle che sono anche le azioni del secondo tempo. Esce il portiere da calcio d'angolo ed evita il colpo di testa del numero 20 Mancini, che è entrato poco fa. Comunque in questo istante contrattacca l'Altilese, siamo oltre al 20esimo, il risultato parziale di Palmese 1, Altilese 2, ma la Palmese sta attaccando e non merita questo risultato. Grazie Antonio Ruoppolo, quindi sta vincendo l'Altilese ora per 2-1 sul campo della Palmese. Andiamo a Scalea da Anna Maria Implatini. Anna Maria. Eccomi Antonio, siamo arrivati al 20esimo minuto nel frattempo, il terzo gol è arrivato al 18esimo, un rigore calciato e trasformato da Angotti. Il bello stava prima nella ricerca praticamente di tutto ciò che poteva avvenire tranquillamente su azione, nel senso che Richella ha vinto l'anticipo di una palla che vagolava al centro del campo e si è portato praticamente in aria servendo tranquillamente Angotti. Lì è avvenuto l'inevitabile atterramento per cercare di salvare la situazione, il difensore era intervenuto sulla palla e invece ha toccato i piedi dell'attaccante dello Scalea, la trasformazione è avvenuta, così si è anche fatto doppiamente perdonare l'errore casalingo contro la Bovalinese, il buon Attilio Angotti. Questa diciamo finestra che ti ho dato in questi due collegamenti, che è stato l'avvio buono soprattutto da parte di Tricoli per quanto riguarda il Cotronei e poi uno Scalea che ti va al gol, è la fotografia praticamente della gara, una gara che comunque continua ad essere giocata su tutti i palloni, continua a mantenere la sua elasticità e le sue vibrazioni, però comunque il peso a livello tattico, a livello non di possesso, perché qui possiamo dare un certo equilibrio, ma a livello di geometrie è normale che penda questo ago della bilancia nei confronti dello Scalea, che sta scivolando così alla vittoria, portandosi in questo momento sul 3-0. Si percepiva qualcosa del genere, nel senso che si percepiva che nell'aria il Cotronei dovesse ancora rimettere alcune cose a posto, e sicuramente la partita di oggi ha dato comunque buona visione su quali possano essere i piani su cui intervenire. Ok, grazie da Maria. Subito a Roccella da Pino Gagliano, che ha un ospite. Solo un attimo, mi dicono dalla regia, è il tempo di perfezionare il collegamento con Pino Gagliano, partita che si è conclusa da pochi istanti praticamente col finale a sorpresa che ha visto il San Luca realizzare il calcio di rigore e quindi portarsi via l'intera posta, tre punti che viaggiano in direzione San Luca alla seconda vittoria consecutiva. C'è stato, diciamo, un difettoso intervento difensivo di Coluccio che ha atterrato un calciatore avversario in aria, poi la trasformazione di Carbone dal dischetto. Pino, soltanto un attimo, mi dicono dalla regia, dovrebbe esserci ora il collegamento con Pino Gagliano. Pino, ci sei? Sì, noi ci siamo, allora c'è Rocco Calandruccio con me, c'era anche un altro ospite, se n'è andato via, insomma, anche perché ne è passato di tempo dal fischio di chiusura di un, cominciamo da quello, di un direttore della gara che oggi ha lasciato molto desiderare, Calandruccio. Assolutamente sì, sia per quanto riguarda la gestione dei cartellini, arbitro oltretutto anche con poca personalità. Come dicevo prima, anche la gestione dei cartellini ha lasciato molto a desiderare, non penso che era l'arbitro adatto per questo tipo di partita, assolutamente. Un buon Roccella, però anche oggi ha regalato tantissimo, però c'è l'attenuante che c'è tanto noviziato. Sì, intanto porta a casa una sconfitta a mio avviso immeritata, sicuramente abbiamo visto una squadra diversa rispetto a quella vista nelle prime due uscite, quindi direi che è questa la partita dalla quale bisogna ripartire per il proseguo del campionato. Sono arrivati i nuovi innesti che quest'oggi hanno giocato al primo minuto e devo dire, per quanto mi riguarda, hanno fatto una buona impressione, soprattutto Sidibé, a parte l'espulsione, ha fatto una buona partita, ha fatto un movimento, ha cercato di creare pericoli alla difesa avversaria, quindi devo dire che gli innesti che ne arriveranno altri a parte tramite il DS Curtale, devo dire che quelli che sono arrivati hanno dato il giusto contributo alla causa. Anche il merito del San Luca che ci ha creduto fino alla fine. Eh sì, ma loro hanno i mezzi per poter oltre all'uomo in più, ma comunque hanno anche una panchina che gli consente, che consente a mister Cozza di poter uscire dal cilindro quel giocatore, vedi Pelle ad esempio, che quando entra sposta gli equilibri, ecco, quindi è una differenza
sostanziale che nelle partite può fare la differenza. Sì, qui Rocco Calandruccio, a tra poco per la conferenza stampa, a te Antonio. Grazie Pino, quindi abbiamo ascoltato anche il collega Calandruccio per questo 3-2 del San Luca. Andiamo a riepilogare un po' tutta la situazione quando siamo alle 17, quindi partite che si avviano verso la conclusione. È finita Cittanova, Proto? Sì, a Cittanova è finita ormai da 5 minuti, risultato 2-0 per la cittanovese. Da segnalare che al 41esimo c'è stata un'altra azione pericolosissima della cittanovese con Viola, che è arrivato nell'area di rigore della fascia destra d'attacco, ha messo pallone in mezzo e non ci sono stati, non ci sono arrivati per insaccare il pallone del 3-0, né il numero 9 della cittanovese Dorato e tantomeno il numero 11 Silenzi. Quindi il pallone è terminato fuori. E dopo un minuto è stata concessa la standing ovation da mister Infantino a Cristian Silenzi, che ha abbandonato il terreno di gioco, e al suo posto è entrato il numero 13 Meola. Poi 5 minuti di recupero concessi all'arbitro, nel quale possiamo dire che non è successo nulla di rilevante. Quindi finale da Cittanova, Cittanovese 2, Marina di Ragusa 0. Cittanovese che deve recuperare sempre una partita, sì, quella contro... Mercoledì saremo in quel di Rende per recuperare la partita che non abbiamo disputato domenica scorsa. E quindi potrebbe anche avere benefici in classifica questa sfida in caso di risultato positivo, chiaramente. Grazie infatti. Edoardo Proto, possiamo chiudere il collegamento con Cittanova, quindi 2-0 per la cittanovese sul Marina di Ragusa. Andiamo ora a leggervi i risultati per quanto concerne questo campionato, dovrebbero essere tutti finali, vediamo un attimino di avere anche il supporto chiaramente da parte della nostra regia. Allora, Biancavilla Licata è finita 2-0, Cittanovese Marina di Ragusa è finita 2-0, Acireale Sant'Agata è finita 1-0, è stata rinviata a Castrovilla di Santa Maria del Cilento, FC Messina Troina è finita 1-0, Gelbison Rende è finita 0-0, Paternò Dattilo è stata rinviata causa Covid, Roccella San Luca è finita 2-3, Rotonda Messina è finita 1-1. Andiamo ora in eccellenza, vediamo gli aggiornamenti anche per quanto concerne questo campionato. Belvedere Isola Caporizzuto 0-0, Bovarinese Soriano 0-0, Corigliano Paolana è stata sospesa sul 2-0 per la Paolana perché la formazione di casa è rimasta con 6 uomini. Poi Cotronei Scalea 0-3, Morrone Reggio Mediterranea 1-1, Palmese Stilese 1-2, Sambiase Bocamerito 2-0, Sersale Locri 0-0, è stata rinviata Gallico Catona Vigor Lamezia. Vediamo un attimino di collegarci con Michela Ferraro, con Rombiolo, prima possibile, e se riusciamo ad avere anche qualche immagine da Bovarino per vedere anche queste ultime battute di questa sfida tra la Bovarinese ed il Sersale. Una partita anche questa particolarmente interessante, quindi vediamo un attimino, c'è la conferenza stampa intanto qui da Roccella con Curtale, e manderemo poi chiaramente, come abbiamo la disponibilità anche da parte del nostro tecnico per quanto afferisce l'audio, in maniera tale da poter seguire completamente sia in video che in audio queste dichiarazioni di Cecco Curtale, direttore sportivo del Roccella. Roccella beffato anche questa domenica, terza sconfitta di fila per la formazione di Galati, che aveva perso alla prima di campionato contro il Paternò qui in casa, poi è stato sconfitto domenica scorsa e poi anche oggi nuova sconfitta in casa contro il San Luca. Mi dicono dalla regia che c'è qualche problema di collegamento con Rombiolo, allora ora abbiamo facciamo così, mandiamo l'altra intervista con Nicodemo Barillaro e poi vediamo un attimino di recuperare strada facendo anche gli altri collegamenti con i nostri corrispondenti dai campi per ciò che riguarda il campionato di eccellenza e di promozione, partite che stanno per concludersi, sono le 17.05. Da orario dovrebbero chiudersi intorno alle 17.15. Allora andiamo con questa intervista con Nicodemo Barillaro e poi ritorneremo in studio. Il presidente della Vallata del Torbido, un copresidente perché società allargata, Franco Fazzari, questo derby che si è chiuso 0-0, avete sofferto tantissimo, avete sfiorato poi la vittoria proprio nel finale, però non è stata una bella partita come ci si aspettava.
Ma io devo dire la verità, io devo ringraziare ovviamente i miei ragazzi perché oggi hanno dato veramente il 100%, con una squadra ovviamente sulla carta molto più forte di noi perché numericamente hanno giocatori di valore. Però devo dire i nostri non hanno demeritato, i ragazzini del 2002 e 2001 che hanno giocato con il cuore. Io l'avevo chiesto all'inizio della partita ed è stato fatto. Ovviamente noi facciamo due campionati diversi, il Gioioso ovviamente avrà ambizioni diverse, noi purtroppo è la nostra decisione quest'anno di poterci salvare e valorizzare qualche ragazzo. Ci stiamo riuscendo, sono contento, non mi aspettavo questi ragazzi che sono già pronti a fare la promozione, sono molto contento. E ho visto un avversario ostico, preparato e siamo orgogliosi di questo pareggio, di dire la verità, anche se alla fine loro hanno sicuramente avuto più occasioni di noi, però noi alla fine abbiamo sfiorato il colpaccio con un fuori quota, un 2003 e chi ha preso il palo. Bisogna adesso aspettare questa prima vittoria, due pareggi, una sconfitta, rollino di marcia iniziale diciamo non particolarmente soddisfacente, però siamo solo all'inizio, bisognerà che arrivi al più presto, bisognerà aspettare questa vittoria che arriva al più presto. Guardi, io dico una cosa, io non voglio, insomma, la squadra che c'era oggi per diminuirla, perché sono ragazzi che vale la pena di averceli con noi. Noi abbiamo ragazzi che ancora possono dire la sua, che sono in panchina, perché la panchina per noi è molto fondamentale, perché siamo una rosa ristretta. Però la Vallata ha fatto, secondo me abbiamo fatto un acquisto ieri, che l'attaccante che ci mancava, che è Andrea Mesiti, che lo conosciamo tutti, che il ragazzo è. Secondo me noi con il mister, i dirigenti abbiamo capito che là ci manca qualche ragazzo di peso, di esperienza, e credo che lui è il nostro caso. E poi ci mancava oggi un ex Diane, che secondo me a centrocampo ci darà qualità. E niente, ci manca qualcuno per infortunato e niente, noi siamo contenti di questa rosa che abbiamo allestito, sinceramente con delle risorse. Nemmeno una seconda categoria poi alla fine, perché io non voglio, e perché bisogna anche vedere il budget che abbiamo. Io mi auguro, con questo fatto del coronavirus, che ci fa andare avanti per il bene del calcio, insomma. È un gran dispiacere fermarsi adesso, perché sinceramente, come Gioiosa, come tutto il nostro girone, credo che abbiamo fatto tanti sacrifici per poter portare al campo questi ragazzi. Io ringrazio voi, ringrazio il Gioiosa per la bella partita e alla prossima. Grazie Nicodemo Barillaro, andiamo subito in conferenza stampa, c'è mister Canonico del San Luca. Sbaglio o avete avuto paura di vincere, vista la sostituzione anche se infortunato di Vargas? Allora, ha detto bene lei, noi dobbiamo guardare tanti equilibri, poi quando un giocatore non sta benissimo noi dobbiamo salvaguardare anche chi sta in panchina. Che avere... Ma un attaccante mette un altro attaccante, non una mezza punta. No, Bruzzaniti è un'altra. No, alla fine noi abbiamo giocato con Toto Pelle, Levecque, Marchionne, eravamo cinque attaccanti. Non so se ha avuto modo di vedere, noi il secondo tempo abbiamo giocato pari pari con la formazione che ci ha permesso di ribaltare il risultato con la Gelbison. Difesa 3, due play e praticamente cinque attaccanti, perché c'erano Romero da quella parte, Toto Pelle da questa parte, Levecque dietro i due attaccanti, Vargas e Marchionne. Sono cinque attaccanti di ruolo. Quindi in cinque minuti anche questa volta abbiamo ribaltato la partita bene, con una foga, con una veemenza, con una prestazione di carattere, perché sapevamo di aver subito gol in un'occasione che la partita, il primo tempo, forse abbiamo avuto sicuramente più occasioni noi, era incanalata sullo 0-0, un nostro gravissimo errore, perché il calcio di rigore nasce da una nostra azione offensiva, 2-1, poi abbiamo preso una ripartenza, rigore nettissimo, hanno fatto gol, siamo entrati negli spogliatoi, ci siamo risistemati col modulo iperoffensivo, abbiamo fatto due gol immediatamente nei primi cinque minuti, poi in un'altra occasione fortuita, perché non è che il Roccella stava creando, diciamo che loro anche dal punto di vista emotivo avevano subito il contraccolpo di questo 1-2, un altro infortunio, un altro rigore che ci può stare alla grandissima, abbiamo preso il 2 pari,
E lì poi ci vuole carattere, perché non è facile andare a fare di nuovo gol contro una difesa giustamente con un uomo in meno schierata con 9 effettivi negli ultimi 30 metri. Siamo stati bravi, abbiamo avuto pazienza, abbiamo avuto un altro paio di occasioni, in una è stato bravissimo Scuffia, un'altra è andata fuori di un niente. Siamo stati bravi, ci abbiamo creduto, sapevamo che genere di partita dovevamo venire ad affrontare, perché è una squadra che corre, sappiamo le squadre di Mister Galati da questo punto di vista non sono seconde a nessuno, è una squadra strutturata fisicamente, una squadra che va a cercare i raddoppi in tutte le zone del campo, è una squadra a cui è difficile fare gol, quindi siamo stati bravi, ci pigliamo questi 3 punti che per noi sono oro colato. È una partita che sentivamo tantissimo e torniamo a casa con 3 punti che ci fanno felici. Mister, Radio Lupis, quotidiano del Sud. Che cosa ha il San Luca in questo primo tempo? Perché anche con la Gelbison abbiamo visto una squadra un po' scarica a volte, spenta, che lasciava anche spazio agli avversari. Oggi stessa cosa con il Rocciello. Il Rocciello ha giocato con ben 8 fuori quota su 11. Si aspettava una reazione dopo il secondo tempo contro la Gelbison, invece abbiamo visto, a parte un'occasione di Vargas, un saluto un po' spento nel primo tempo. No, noi siamo quelli che a cui piace ricevere un pugno e poi dopo reagiamo. In realtà noi la partita l'avevamo preparata anche questa volta andando a guardare le virgole, anche perché sapevamo dei movimenti del Roccella, anche in questa settimana hanno fatto un paio di cambi, un paio di innesti rispetto alla partita scorsa. Diciamo che da un punto di vista strettamente tattico alcune posizioni ci hanno un po' variato i nostri piani, però non siamo entrati con la foga, con la veemenza che abbiamo dimostrato domenica scorsa, anche se bisogna fare un plauso ai ragazzi, perché è vero che non abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, ma di azioni di gioco clamorose da gol neanche il Roccella, diciamo che era una partita incanalata sullo 0-0. È chiaro che poi questo è un pregio, una volta che andiamo sotto di solito ci sono delle squadre che si spengono definitivamente, invece il San Luca mostra i pugni, mostra il carattere, mostra la determinazione, la grinta, tutto quello che abbiamo dentro, perché sono ragazzi che ce l'hanno nel DNA, e il mister gli ha già fatto i complimenti, glieli faccio io pubblicamente, perché non è facile reagire in una situazione di svantaggio ogni volta. Quindi vuol dire che ci sono basi importanti. Certo, dobbiamo migliorare su tanti piccolissimi particolari. Terza partita di campionato, anche oggi, 2 calci di rigore, 2 palle inattive. Ancora non c'è stata una squadra che ci ha fatto gol su azione di gioco. Abbiamo preso 6 gol praticamente tutte da palle inattive. 3 rigori, 2 calcio d'angolo e una punizione. Abbiamo migliorato su quest'altro aspetto, oggi sulle palle inattive siamo andati decisamente meglio, anche in virtù dell'ultimo innesto, un giocatore di esperienza, di valore che il mister l'ha voluto. C'è sicuramente da migliorare, però sicuramente si lavora meglio dopo aver vinto una partita, si lavora meglio dopo aver ribaltato un'altra partita, si lavora ancora meglio dopo aver vinto una partita negli ultimi 5 minuti, esattamente come domenica scorsa, perché vuol dire anche questa volta che chi è entrato è utile alla causa, si è fatto trovare pronto e come avete avuto modo di vedere anche questa volta i cambi, anche questa volta abbiamo fatto bingo, perché il rigore di Bruzzaniti, il gol di Marchionne, ne è entrato Pizzate che oggi ha esordito con noi. E allora abbiamo ascoltato anche le dichiarazioni a caldo di mister Canonico, che è l'allenatore in seconda, ma che rappresenta chiaramente dal punto di vista tecnico uno degli strateghi a disposizione di mister Cozza. San Luca che vince proprio in extremis qui a Roccella per 3-2 con il rigore realizzato proprio al 93esimo da Pelle. Andiamo a Palmi, vediamo se c'è Antonio Ruoppolo, perché è successo in questi minuti un po' di tutto. Antonio, raccontaci. Guarda, è una partita rocambolesca, a dir poco, veramente da scrivere negli annali del calcio, perché è successo tutto in 10 minuti. Intanto il gol dopo il vantaggio della Silesia, la Palmese ovviamente era sempre in attacco, conquista un calcio di rigore inesistente, perché c'era fallo, siamo molto obiettivi, sul portiere, quindi ecco perché dicevamo arbitraggio scandaloso e gol quindi del pareggio da parte dei giocatori neroverdi. Subito dopo, non passa neanche 5 minuti, calcio di rigore. Il gol della Palmese e il fallo sul portiere, il rimbalzo della palla va a finire sul
nei piedi del capitano Fallu Kerr, che segna subito dopo il fallo che non è stato chiamato dall'arbitro per quanto riguarda il portiere della Stilese Audino. Quindi era un gol da annullare perché c'era carica sul portiere. Subito, qualche minuto dopo, gol della Stilese su calcio di rigore, che viene decretato dall'arbitro Caccurri di Reggio Calabria, e il giocatore numero 9, Martinez, va al dischetto, il rigore viene parato dal bravo portiere della Valmese Caputo, e sulla respinta lo stesso Martinez segna e porta in vantaggio la squadra dell'ospite su un punteggio di 3-2. Non ti nascondo che ci sono stati momenti di molto nervosismo, un arbitraggio a dir poco e deplorevole. Chi è l'arbitro, Antonio? È il signor Caccurri Mirko della sezione di Reggio Calabria. Okay. Non ha saputo tenere una partita che poteva essere veramente straordinaria, perché c'è veramente un tasso tecnico notevole, due squadre ben messe in campo, ma poi si è incattivita. Cioè, quanto manca episodi, alla fine? Degli episodi veramente eclatanti, proprio negativamente parlando, perché non a favore del gioco, del calcio, dello sport. Quanto veramente manca alla fine, Antonio? Come? Quanto manca alla fine? Siamo sul recupero. Ok, sentiremo poi per il finale. Grazie. Peccato per questi incidenti, insomma, arbitrali. Gli arbitri è una componente del calcio fondamentale. Quando sbagliano gli arbitri, difficilmente si può rimediare il risultato. Intanto però ci sono dei risultati importanti che arrivano da Sersale, dove il Locri si è portato in vantaggio con Catania, mentre il Soriano si è portato in vantaggio a Bovalino con la marcatura di Traoré, e poi tra poco anche lo Scalea che ha segnato il 4-0. Ma andiamo a Rombiolo da Michela Ferraro per l'aggiornamento sul Rombiolese Archi. Michela. Sì, siamo praticamente al primo minuto di recupero dei 4 appena chiamati dal direttore di gara, entrambe le squadre in 10, precisamente la Rombiolese al 36esimo, rosso diretto per Contartese, e subito dopo al 42esimo anche l'Archi si trova ad essere con un uomo in meno. La partita si innervosisce per un calcio di rigore non fischiato ai padroni di casa per fallo di mano in aria, e successivamente interviene Contartese fallosamente sull'ultimo uomo e il direttore di gara Giacco estrae il cartellino rosso diretto. Quanto mancano? 2 minuti e mezzo allora, Michela? Sì, circa. Beh, sì. Magari poi ci comunichi il finale sul gruppo. Grazie. Grazie Michela Ferraro. Quindi 0-0 tra la Rombiolese e l'Archi. Andiamo a Bovalino, vediamo se riusciamo ad avere qualche immagine da Stefano Marra. Vediamo se, ecco qua, vediamo queste ultime azioni. Intanto abbiamo qualche problema anche di collegamento con Bovalino, e chiaramente poi daremo anche il finale. Questi sono i finali di Serie D che vado a rileggervi per coloro i quali si fossero messi alla visione e all'ascolto di Telemia solamente ora. Biancavilla Licata 2-0, Cittanovese Marina di Ragusa 2-0, Acireale Città di Sant'Agata 1-0, FC Messina Troina 1-0, Gelbison Rende 0-0, Roccella San Luca 2-3, unica vittoria esterna per quanto riguarda questo campionato, l'ha fatta il San Luca sul campo del Roccella, Rotonda, ACR Messina 1-1, e sono state rinviate Castrovilla di Santa Maria del Cilento e Paternò Dattilo. Andiamo in Eccellenza, vediamo se riusciamo ad avere il collegamento con Anna Maria in Platini. Sono le 17:20, partite che stanno per concludersi. Abbiamo anche qualche immagine, ecco la classifica di Serie D: Acireale 7 punti, Licata, Biancavilla, FC Messina e San Luca 6, ACR Messina 5, Cittanova, Dattilo, Castrovilla, Rigelbison e Rotonda 4 punti, Santa Maria del Cilento, Sant'Agata, Paternò 3, Rende, Troina 1, Marina di Ragusa e Roccella 0. Come ci diceva Edoardo Proto, mercoledì si recupererà Rende, Cittanovese. Quindi anche questa una partita da seguire, anche per i risvolti che ci potrebbero essere in classifica. Vediamo se è finita a Cotronei. Anna Maria in Platini. Sì, è finita in questo momento, 4-0, risultato confermato per una partita che ha regalato, insomma, del calcio pulito, tranquillo, onesto, e delle belle comunque trame di gioco. Il Cotronei dovrà sicuramente
lavorare per rimettere a posto il suo assetto, la sua condizione e trovare praticamente quegli uomini di peso che servono laddove vanno concluse le manovre. Dal canto suo lo Scalea continua a sperimentare e laddove ci sono delle difficoltà mi sarei volato di metterci la pezza, avendo fortunatamente dei giocatori che lui ha ricercato proprio sotto queste caratteristiche versatili, quindi utilizzabili anche in diversi ruoli. Anna Maria, mi pare che lo Scalea esca rinforzato, no, da questa bella vittoria, diciamo, non si nascondono le ambizioni, anche se il Logri che sta vincendo a Sersale sembra già aver iniziato la stagione col piglio giusto. Certo, mi hai dato due spunti, uno che fa morale naturalmente l'aver vinto in trasferta, aver testato gradualmente il proprio potenziale, e dall'altro sapere di avere delle belle contendenti, perché se il campionato oggi si fosse sbloccato soprattutto dalla base, sai benissimo che sarebbe stato molto molto equilibrato, ma lo è per tre quarti almeno di classifica. Sì, e poi c'è da dire anche che c'è questo Corigliano che rischia di falsare, diciamo, il campionato a questo punto, dopo la partita odierna che è stata sospesa perché è rimasto in sei, sì, uomini, quindi in sei. Esatto. Vedremo quello che accadrà, anche perché il Corigliano, cioè, sarà il prossimo ospite del Locri. Mentre lo Scalea giocherà il derby col Belvedere domenica, Anna Maria. Un Belvedere che si è rinforzato, che ha messo a punto anche altri colpi fino alla fine, quindi ha cercato man mano di gestire bene le forze rimaste sul mercato. Gentilissima, grazie. Possiamo chiudere il collegamento con Anna Maria Implatini da Cotronei, vittoria secca dello Scalea di mister Gregorace per 4-0, non c'è stata storia. E poi per quanto riguarda, come vi dicevo, questi altri campionati, c'è da registrare questa vittoria della Paolana sul Corigliano, che ovviamente andrà un attimino a falsare, tra virgolette, quanto dovrebbe accadere in questo campionato. Intanto vi leggiamo i parziali quando mancano pochissimi secondi al termine nel campionato di eccellenza, ma vediamo se c'è il finale da Palmi. Antonio Ruoppolo. Antonio. Fasi concitate di questi ultimi scampoli del recupero tra Palmese e Stilese, il punteggio è sempre fermo sul 2, Palmese 3, Stilese, in attacco la Palmese, fallo laterale, battuto dal centrocampista Diane, in area di rigore, respinge il numero 10 della squadra ospite, Aiello, e in questo istante chiama calcio di punizione, l'arbitro decreta calcio di punizione sul fallo subito dal capitano Fallu Kebbe a 22 metri dall'area, dalla porta difesa da Udino. Ma comunque c'è molto nervosismo, due espulsioni da Palmese, perché poco fa, subito dopo il gol, il terzo gol della Stilese, è stato espulso un altro attaccante della Palmese. E in questo istante va sul per battere il calcio di punizione il numero 10 Diemen. C'è molto nervosismo, come senti Antonio, siamo già quasi, siamo all'ultimo minuto credo di recupero, attendiamo insomma questo calcio di punizione che venga battuto. Comunque credimi, io, ma anche da parte di quei signori che sono venuti da Stilo, qui c'è il nostro, uno dei connoti fino a noi, c'è Don Giorgio Tassone, che è di Stilo, che è qui alla chiesa di San Francesco, padre francescano, che è il nostro carissimo padre spirituale, che anche lui è venuto a salutare i suoi concittadini, ha ammesso che insomma l'arbitraggio non è stato parziale, da neofita, ecco, la persona insomma di sopra delle parti, ecco che sta, guarda quanto ci vuole per battere un calcio di punizione, insomma la partita è già finita, credo che dopo questo calcio di punizione si concluderà il match. Attendiamo Pallu Kebbe, il capitano respinge la barriera, ancora un cross al centro area, respinge il numero 6 Sor Giovanni, e in contrattacco il numero 8 Nesci, fascia sinistra, porta avanti la squadra ospite. E in questo istante l'arbitro, te lo ricordo, Mirko Cacurri di Reggio Calabria, fischia il triplice suono e conclude l'incontro
2 Palmese, 3 Stinese. Grazie, grazie Antonio, ci sentiremo poi per quanto riguarda le altre partite. Andiamo a Bovalino, vediamo se abbiamo qualche immagine, la partita è finita, vediamo. Mi pare che è finita con la vittoria del Soriano sulla Bovalinese per 1-0, la marcatura di Traoré, chiaramente la formazione della Bovalinese mestamente esce anche da questa sfida con praticamente 0 punti, un inizio un pochettino difficile per la compagine Amaranto che è tornata a giocare al Cartisano ma non trova l'appuntamento con la vittoria, vincono invece i Vibonesi per 1-0 e quindi ci sarà ovviamente tutto il tempo per meditare su questa nuova sconfitta della Bovalinese che peraltro non è neanche aiutata dal calendario visto che dovrà giocare il prossimo turno sul campo della Reggio Mediterranea che è una delle pretendenti alla vittoria finale di questo campionato. Quindi finisce a Bovalino, Bovalinese 0, Soriano 1. Andiamo ora, vediamo se riusciamo a collegarci con il presidente dell'Ocri, con Mollica, per avere anche il finale di questa partita molto importante, Sersale e l'Ocri, mentre è finale anche a Cosenza tra Morrone e Reggio Mediterranea, finisce 1-1, come ci diceva il nostro amico Antonio Ruoppolo, ha vinto 3-2 la Stilese sul campo della Palmese, vediamo se riusciamo ad avere anche altri finali, San Biase, Boca Bella, Boca Nuova Merito è finita 3-0, si sta giocando ancora a Sersale, vediamo se c'è il presidente Mollica, è finita presidente? Sì è finita da qualche minuto, il Locri ha vinto 1-0, gol di Catania. Quindi diciamo che il Locri è a punteggio pieno e soprattutto sta dimostrando di essere abbastanza autorevole nella sua corsa, cioè vincere a Sersale dopo aver sbagliato anche un calcio di rigore non capita tutti i giorni, possiamo dire che la squadra c'è. Sì no, assolutamente, cioè, abbiamo sbagliato il calcio di rigore, però comunque in ogni caso il Sersale è un'ottima squadra, non dimentichiamoci che alla prima di campionato ha vinto 4-1 con il Lanetti, anche oggi ha dimostrato una buona personalità, ottima individualità, comunque il Locri ha fatto un'ottima partita. Soddisfatto della prestazione dei suoi, presidente? Sì, assolutamente sì. E domenica c'è il Corigliano però che a questo punto non si sa se si presenterà al Locri. Sì. Ho sentito qualcosa, però non ho idea che cosa sia successo oggi. Mi dicevano che forse la partita è stata sospesa. Sì, sono rimasti in 6 sul 2-0 per la Paolana, quindi partita sospesa. Sì, probabilmente non si presenterà, questo mi dispiace molto, o comunque verrà in una situazione rimaneggiata. Comunque noi pensiamo a noi stessi, archiviamo questa partita di Sersale che è importantissima e guardiamo già alla prossima. Certo, intanto ricordiamo che mercoledì avete vinto anche in Coppa Italia, quindi avete battuto la Stilese mi pare, quindi siete... Sì, abbiamo vinto con la Stilese 1-0, abbiamo passato il turno di Coppa Italia. Bene, grazie presidente, gentilissimo come al solito, buon rientro, quindi vince il Locri sul campo del Sersale per 1-0, abbiamo anche quasi tutti i finali del campionato di eccellenza calabrese, finale anche come vi dicevo a Sersale dove il Locri con il gol di Catania ha battuto la formazione di casa e finale anche a Rombiolo tra Rombiolese ed Archi come ci comunica Michela Ferraro, abbiamo praticamente tutti i finali, Morrone Reggio Mediterranea è finita 1-1, Cotronesca lei è finita 0-4, Bovalinese Soriano è finita 0-1, Belvedere Isola Caporizzuto è finita 0-0, questi tutti i finali, ma per avere tutti i numeri di questa domenica vi rimandiamo subito dopo la maxi pausa pubblicitaria dove vi daremo contezza di quelli che sono stati i risultati di questa terza giornata dei campionati dilettantistici calabresi. Regia. Lavorata Porte e Finestre ha iniziato una grande vendita promozionale. Porte in vero legno di prima qualità, a prezzi di fabbrica, finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli. Lei, il viso che non scorderà.
Calauti veste gli spazi del vivere. Calauti e ceramiche, arredo bagno, parquet, porte e scale. L'estate che ricanterai, il giorno che ricorderai. Calauti, il calore che piace alla natura, ti propone caminetti, stufe a legna e a pellet. Calauti si trova a Marina di Gioiosa Ionica. Visitalo in anteprima attraverso il sito web calauticeramiche.com. Semplicemente come sei. Abbiamo puntato tutto sul futuro dei nostri figli, per lasciare loro un mondo più pulito e vivibile. Un mondo in cui possano crescere i loro figli serenamente. Siamo ottimisti per natura e nella natura cerchiamo le risposte alla domanda di sostenibilità. Temi Energy. Il futuro è oggi. Metti in moto il tuo fisico, vieni alla palestra General Fitness. La palestra General Fitness, con personale altamente qualificato, è dotata di macchinari di ultima generazione con programma informatico di gestione degli allenamenti, con postazioni in sala pesi ad uso dei clienti. Ampie sale per i numerosi corsi dotate di schermi e monitor. Questi i nostri corsi: Functional Training, Pilates, Ginnastica Posturale, Difesa Personale, Karate, Pinning, Zumba, Well Dance e Tai Chi. In periodo di Covid abbiamo anche pensato alla vostra sicurezza con accurati controlli all'ingresso e l'uso di igienizzanti. I locali della palestra sono muniti di estrattori d'aria che tengono l'ambiente sempre pulito, creando all'interno un piacevole microclima. Visite specialistiche programmate con la nutrizionista dottoressa Valentina Caccamo di Nutrimea. Vieni ad informarti, siamo a tua disposizione. Palestra General Fitness, ci trovi a Siderno sul corso Garibaldi 366, per info 0964 38 11 83. Palestra General Fitness, ci sono tanti buoni motivi per venire da noi. CSA, Centro Supermercato Alimentare. Scegli il posto giusto dove fare la spesa, dove sentirti a casa e farti consigliare il meglio ogni giorno. Alimentari delle migliori marche, salumi, formaggi, surgelati, vini, detersivi e tantissimi altri prodotti, selezionati attentamente per te dal nostro personale per garantirti qualità, freschezza e convenienza. Non rinunciare alla qualità. Vieni a trovarci al CSA, Centro Supermercato Alimentare, con il suo vasto parcheggio. Strada Statale 106 tra Siderno e Locri, telefono 0964 82 832. Inoltre ricordiamo il fornitissimo reparto cash, con prezzi assolutamente convenienti. Caracciolo Stufe e Camini, il sole dentro casa. Calore, eleganza e risparmio grazie ai bassi consumi dell'esclusivo sistema a labirinto per il rilascio lento del calore. Modelli capaci di soddisfare le esigenze di tutte le famiglie per un calore perfetto su misura d'ambiente o d'arredamento. Caracciolo Stufe e Camini lo trovi a Grotteria Mare sulla strada statale 106. Capitiamo qualche attimo della conferenza stampa qui a Roccella, tra fine gara di Roccella San Luca. Con mormorato un po', diciamo, sotto i tacchi. Io credo che ce l'ho posto, che comunque Roccella visto oggi deve essere, diciamo, motivata, invogliata a reagire, a ripartire, perché oggi comunque proprio qui a Roccella forte avversario. Quindi secondo me è questa la partita per ripartire, per cui comunque fare il campionato e raggiungere l'obiettivo che Roccella si pensava. Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo in parte, nel senso che tu mi insegni che i risultati portano entusiasmo. A maggior ragione una squadra come la nostra, che quest'anno è il 90% una squadra. Faccio il confronto con le prime due uscite.
Sicuramente ci sono stati dei miglioramenti, ripeto, non a caso sono stati presi dei ragazzi per portare migliorie all'interno del gruppo. Ripeto, io sono convinto che se noi recuperiamo i quattro infortunati con gli ultimi acquisti e se riusciamo, come vorremmo, inserire altri due tasselli, secondo me questa è una squadra che potrà uscire fuori abbastanza velocemente. Certo, ripeto, è da migliorare e da eliminare assolutamente alcuni errori che individualmente domenica ci capita di fare. Sul mercato, sull'attaccante c'è qualcosina, anche novità, Sull'attaccante c'è la novità che, se tutto va bene, potrebbe essere qua massimo mercoledì. Fate indizio su chi? No, senza fare misteri, stile Ustica, stiamo contattando due, uno è un ex attaccante che ha giocato in Serie B in Francia e l'altro è un italiano che ha giocato in una squadra del nord che lo scorso anno ha vinto il campionato di Serie D. Vediamo se tra i due riusciamo a portare uno dei due, appunto, dipende molto pure dalla loro richiesta economica, che stiamo cercando di limare per far sì che mercoledì massimo siano qua ad allenarsi. Grazie mille. Grazie. Andiamo allora in pausa pubblicitaria. Dal 1985 Edil Merici ti accoglie nel mondo della casa, dalla progettazione alla realizzazione. Un viaggio che segue l'opera in tutte le sue fasi, dalla struttura grezza alle rifiniture, fino al design d'arredo. La trentennale esperienza del personale guida il cliente nelle scelte a lui più vantaggiose. Crediamo che la personalizzazione sia la chiave di successo. Ogni progetto è il risultato di scelte su misura, sempre in linea con il budget del committente. La nostra sala mostra non è solo esposizione, ma un laboratorio di idee, progetti e soluzioni, affiancato da un'accurata consulenza professionale in grado di farti vivere in anteprima 3D la bellezza dei tuoi spazi. Siamo più di 25 persone e condividiamo ogni giorno lo stesso obiettivo. Siamo imprenditori, tecnici, consulenti, designer, ma prima di tutto siamo persone che parlano ad altre persone cuore a cuore. Uniamo funzionalità, design e benessere per creare un nuovo concetto di casa, la tua casa. www.edilmerici.it. Contrada Merici, Locri, Reggio Calabria. Info 0964 23 51 72. Stock
Stocco e Stocco, il piacere dello stocco, ma quello buono. Abamed, medicina estetica, bioingegneria dello sport, a Bovalino. Cosa facciamo? Ci prendiamo cura della tua bellezza. Medicina estetica, filler, botulino, trattamenti laser, trattamenti anticellulite, trattamento per la calvizie, fisioterapia, posturologia, medicina dello sport, osteopatia, nutrizione, endocrinologia, urologia. Abamed, medicina estetica, bioingegneria dello sport, a Bovalino. Ed eccoci alle 17.41, per dirla scherzosamente siamo qui sul finire di trasmissione per dare i numeri di questa domenica calcistica che ha registrato diverse sorprese nei vari campionati. E allora partiamo direttamente dalla Serie D, vi leggiamo tutti i finali. Terza giornata, Biancavilla Licata 2-0, Cittanovese Marina di Ragusa 2-0, Castrovilla di Santa Maria del Cilento è stata rinviata per Covid, Cireale Città di Sant'Agata 1-0, FC Messina Troina 1-0, Gelbison Rende 0-0, Paternò Dattilo è stata rinviata per Covid, Roccella San Luca 2-3, Rotonda CR Messina 1-1. Andiamo ora a leggervi i risultati dell'eccellenza calabrese, terza giornata, Belvedere Isola Caporizzuto 0-0, Bovalinese Soriano 0-1, Corigliano Paolana 0-2, gara sospesa comunque perché il Corigliano è rimasto in 6, Cotronei Scalea 0-4, Morrone Reggio Mediterranea 1-1, Palmese Stilese 2-3, Sambiase Boca Nuova Merito 3-0, Sersale Locri 0-1, rinviata per Covid Gallico Catona Vigor Lamezia. Campionato di promozione Girone B, terza giornata, Borgo Grecanico Meditese Bagnarese 1-1, Brancaleone Melicucco 1-0, Gioiese Parghelia 2-0, Ludos Ravagnese Africo 3-0, Monasterance Filoganso 1-3, Sporting Catanzaro Lido San Giorgio 2-1, Vallata del Torbido Gioiosa Ionica 0-0, Rombiolese Comprensorio Archi 0-0. Siamo alle classifiche dopo tre giornate di campionato in Serie D. Abbiamo la Cireale in vetta con 7 punti, 6 punti per Licata, Biancavilla, FC Messina e San Luca, 5 punti per la CR Messina, 4 punti Cittanova, Dattilo, Castrovillari, Gelbison e Rotonda, Santa Maria del Cilento, Sant'Agata e Paternò 3 punti, Rende e Troina 1 punto, Marina di Ragusa, Roccella 0. Mercoledì il recupero tra Rende e Cittanovese, vi ricordo che sono da recuperare anche queste due sfide che non si sono giocate oggi tra Castrovillari, Santa Maria del Cilento e Paternò Dattilo. Nel prossimo turno Sant'Agata Cittanovese, Dattilo Roccella, Licata Paternò, Marina di Ragusa Biancavilla, Messina Cireale, Santa Maria del Cilento FC Messina, Rende Rotonda, San Luca Castrovillari, altro derby e Troina Gelbison. Classifica del campionato di eccellenza dopo tre giornate, Locri al comando con 9 punti, Scalea, Reggio Mediterraneo, Estirese 7, Sambiase 6, Palmese, Isola Caporizzuto, Paolana 5, Sersale, Soriano 4, Vigor Lamezia, Morrone 3, Belvedere 2, Boca Merito, Cotronei 1, Bovalinese, Gallico Catona 0, Corigliano a meno 1. Nel prossimo turno Boca Merito, Morrone, Isola Caporizzuto, Sersale, poi abbiamo
Locri Corigliano, Paolana Gallico Catona, Reggio Mediterranea Bovadinese, Scalea Belvedere, Soriano Cotronei, Stirese Sambiase e Vigor Lamezia Palmese. Campionato di promozione, vediamo la classifica: Borgo Grecanico, Gioiosa Ionica, Filogaso, Brancaleone, Sporting, Catanzaro Lido 7 punti, Gioiese, Ludos Ravagnese, San Giorgio 6, Vallata del Torbido, Comprensorio Archi, Mericucco e Bagnarese 2, Monasterace, Pargheria, Rombiolese 1, Africo 0 punti. Nel prossimo turno Africo, Monasterace, Bagnarese, Rombiolese, Archi, Vallata del Torbido, Filogaso, Gioiese, Gioiosa Ionica, Sporting, Catanzaro Lido, Mericucco, Ravagnese, Pargheria, Borgo Grecanico, San Giorgio, Brancaleone. Già che ci troviamo, vi diamo anche i finali per ciò che riguarda il campionato di prima categoria. Un attimo: Badolato, Nuovo Girifalco 0-4, Bivongi Pazzano, Atletico Maida 0-2, Guardavalle Caulonia 2-1, Nicotera San Calogero 1-1, è stata rinviata Nuova Calimera, Nuova Valle, Bovese Propellaro 1-2, Deliese Fortitudo 4-3, Nuovo Polistena Lazzaro 2-2, Cillese 5 Frondese 0-4 grazie a rcsport.it, che è il sito con cui abbiamo questa collaborazione. Noi ringraziamo tutti voi amici telespettatori per averci seguito, ringraziamo la nostra regia con Ilario Chiera, Domenico Tassone, Vladi Kaciov, ringraziamo i nostri sponsor e tutti i corrispondenti dei campi. L'appuntamento è per domenica prossima, sperando che ovviamente si giochi regolarmente nei campionati dilettantistici, perché c'è questo coronavirus che oggi in Calabria sembra aver rallentato, più 35 casi comunque positivi si sono registrati quest'oggi rispetto ai 50 e più di ieri, in leggera flessione, speriamo bene, incrociamo le dita per tutti, ricordatevi mascherina, igienizzante per le mani e distanziamento sociale, le regole che dobbiamo osservare per superare indenni questa emergenza che sta riguardando, questa pandemia che sta riguardando tutto il mondo. Arrivederci a domenica prossima, sempre alle 15 qui su Telemia o sulle frequenze di Radio Siderno La Cometa o anche sui social o sul nostro sito internet, che oggi è stato seguitissimo. Siamo contenti e vi ringraziamo per la vostra collaborazione. Arrivederci.